Buongiorno, benvenuto e benvenuto a tutti e a tutte le persone partecipanti a questa prima lezione del nuovo anno solare del nostro corso di formazione alla politica. Secondo l'abitudine, la prima lezione del nuovo anno è particolarmente significativa per il nostro corso, in quanto ci promettiamo di rappresentare un po' in sintesi quello che è il filo conduttore del corso dell'anno. Il filo conduttore nel nostro caso è quella relazione che si svolge dentro i luoghi in cui le persone vivono, operano, lavorano, vivono, per l'appunto, fra le dinamiche più ampie, quelle che interessano il sistema mondo, e invece la dimensione più particolare, quella dell'essere umano. Quindi, l'attenzione che entrambi i lavori pongono alla questione del lavoro, ma da un punto di vista, poi lo vedremo, insomma, molto, molto sicuramente incentrato sull'uomo, e ci è sembrato il motivo principale per porre questi due lavori che vogliamo presentare insieme in questa lezione centrale, in un certo senso, del nostro corso. Lezione centrale che apre il blocco sul lavoro. Abbiamo detto che quest'anno parliamo di quegli ambienti in cui la vita delle persone si estrinseca, e vista la situazione abbiamo pensato di rivolgere la nostra attenzione soprattutto a quegli ambienti particolarmente interessati dalla crisi pandemica, crisi sanitaria pandemica. Il mondo del lavoro è sicuramente uno dei mondi più toccati dalla crisi. Tanto si è parlato, si è discusso la necessità di riorganizzarlo, però registriamo, come sempre, come negli ultimi anni, forse potremmo dire anche un po' di più negli ultimi lustri, che di lavoro si è sempre parlato e si è tanto parlato, con un approccio più tecnico, più economicista, più attento a come i lavoratori e i lavori si devono adeguare all'innovazione tecnologica, alla globalizzazione finanziaria. Quindi in tutto questo, in questo complesso scenario, l'uomo è sempre un po' messo da parte. Quindi la connessione, la dimensione umana del lavoro ci è sembrata. Quindi il modo migliore per introdurre il blocco sul lavoro, che poi vedrà anche due lezioni più strettamente tecniche, con Ivana Pais e Michele Faioli, la prossima su tecnologia e lavoro, mansioni e macchine intelligenti, poi avremo Pietro Ichino sull'intelligenza, poi avremo un taglio un po' più economico nelle lezioni successive, ma oggi parliamo di lavoro e persone. E di organizzazione in un certo senso, perché tutti i momenti poi in cui la vita delle persone incontra dimensione lavorativa presuppone organizzazione, vita comune, esperienze concrete. Non è semplice in una sintesi tracciare un filo dei due libri. Parto quindi dalla presentazione degli autori, persone che alcuni di noi già conoscono, ma io le presento più direttamente, ringraziandole veramente tanto per aver accettato questo compito non semplice di tenere per noi questa lezione. Sandro Antoniazzi, storico dirigente della CISL a Milano, sia nella FIM con Pier Carlini, ma soprattutto poi grande impegno come segretario confederale generale della CISL in Lombardia, studioso di problematiche del lavoro, dell'organizzazione del lavoro, anche su scala internazionale, autore di un nuovo lavoro, di cui poi ci parlerà lui, sul lavoro mondiale, e al centro delle riflessioni di Sandro, più recenti, sicuramente ci sono le questioni relative non solo all'organizzazione dei lavoratori e dei lavoratori su base internazionale, come dicevamo, ma anche un tentativo di capire come il pensiero cattolico sociale, ma cattolico in genere, si adatti, si possa ancora adattare se e come
alla realtà di oggi. Un lavoro, un impegno non semplice, ma del resto, Sandro, la connotazione, diciamo, rinnovatrice dell'opera di Sandro Antoniazzi, ne ha tratteggiato tutta l'esperienza anche nel sindacato, quindi non è strano che sia sempre su questo, ancora oggi, su questo versante, cioè sull'adeguamento e sul rinnovamento del mondo del lavoro, della partecipazione al mondo del lavoro di oggi. Costantino Corbari, giornalista e scrittore, autore di alcuni scritti sul tema del lavoro. Costantino è uno studioso del mondo del lavoro e dell'impresa, delle problematiche connesse dunque alla vita sindacale e anche alle relazioni industriali. Diversi sono gli scritti di Costantino, alcuni sembrano più tecnici in un certo senso, in qualche caso come quel nel lavoro presentato oggi, ma anche per esempio un lavoro precedente, insomma, Impegno e Passione, si legge però la sfumatura, quella sfumatura particolare per la quale la persona umana è sempre al centro delle riflessioni, anche dell'analisi dei problemi. Quindi relazioni industriali e cooperazione internazionale, rapporti tra lavoratori e impresa, questo è il centro delle riflessioni, quindi il nucleo delle riflessioni di Costantino, con questo suo focus particolare sulle esperienze concrete. Le esperienze concrete sono sicuramente un tratto caratteristico del lavoro del libro presentato oggi Antoniazzi e Corbari. Ma sono in un certo senso anche l'elemento distintivo del secondo libro, quello di Francesco Lauria, che verte su diciamo, una tematica leggermente diversa. Francesco Lauria, anche lui al centro della sua esperienza di formazione, diciamo, ci sono le relazioni industriali, in quanto nel diritto di relazioni industriali svolto un dottorato di ricerca. Ha sicuramente un'esperienza più recente nel sindacato, nella CISL, che viene quindi dopo la sua partecipazione come ricercatore al Centro Studi Economici e Sociali, dove si è impegnato nelle politiche di integrazione e coesione sociale della democrazia economica. Nella CISL, prima presso il Centro Studi CISL di Firenze, poi nella CISL nazionale, è arrivato dunque con una intensità particolare sulle questioni della formazione, dell'istruzione, dell'educazione, la progettazione. Ecco, nella CISL nazionale Francesco Lauria è operatore responsabile delle politiche del mercato del lavoro, la lotta al lavoro sommerso, la formazione, la ricerca, l'istruzione, la responsabilità sociale delle imprese. Ecco che dunque dai profili e dalla vita, diciamo, lavorativa, sindacale e scientifica dei nostri relatori si legge già, prima ancora che nei loro lavori, quella connessione tra tematiche, problemi, organizzazione del lavoro, organizzazione delle imprese e vita concreta dei lavoratori. Un tutt'uno che è difficilmente rappresentabile in un'introduzione breve come questa, ma che sicuramente può invece trovare, desumere dal sunto, diciamo, dalla summa dei loro lavori. Anche Francesco Lauria, autore di numerose pubblicazioni, impossibile citarle tutte, insomma, del 2012 si è occupato per esempio di riforma del lavoro, si tratta di pubblicazioni scientifiche, ma anche, come dicevo prima, anche in questo caso, nel lavoro presentato oggi, scendiamo molto sulla testimonianza concreta, sulle esperienze concrete. Il concreto delle vite dei lavoratori, diciamo, è uno degli elementi di cui possiamo tratteggiare qualcosa. Loro lo faranno, se ne parla nel libro di Antoniazzi e Corbario. Questa modalità è un po' antipatica, ma ecco, la espongo così. Lavoro e cristianesimo è un problema aperto, il primo libro di
di oggi, e il secondo invece, quello di Fiorescolauria, è quel filo teso tra Fiesole e Barbiano. Esperienze concrete, testimonianze, la dimensione della comunità, uno dei problemi aperti è sicuramente la frammentazione dell'esperienza lavorativa in vite atomizzate, tutto sommato. Il cosiddetto smart working, altro non è che la massima e forse brutale espressione di questo, però nelle esperienze concrete, qui vado a chiudere perché mi sarebbe, ripeto, impossibile tratteggiare compiutamente tutti i tratti, diciamo, comuni ai due lavori, che partono da punti di vista differenti. Il primo è esperienze di militanti del mondo del lavoro in Lombardia, mentre invece un rapporto più forte che segue il filo dell'istruzione, della formazione tra mondo del lavoro, tra lavoratori, sindacato e invece l'altra collina, quella opposta, diciamo, a Fiesole, cioè quella in cui Don Milani poi ha svolto il suo imprevisto, ma quanto mai proficuo lavoro, devo definirlo così, lavoro pastorale. Ecco, in entrambi i casi la dimensione comunitaria, quella capacità di interpretare anche integralmente in qualche caso, parliamo anche delle esperienze concrete, non solo quella di Don Milani, ma anche di altri militanti, di cui poi magari Costantino e Sandro ci parleranno, ecco, di interpretare nella propria vita di formatori, di educatori, di militanti, tutte le problematiche, tutti i disagi, non solo quelli tecnici dell'esperienza lavorativa, ma anche quelli umani. Ecco, questa capacità è sicuramente un filo conduttore per i lavori, per i libri di oggi, fra tutte le esperienze raccontate nei libri, e tutto sommato si può dire che la forte integrazione tra l'esperienza del formatore, tra l'esperienza dell'educatore nei luoghi di lavoro e il lavoratore che, come nei casi raccontati nell'esperienza di Don Milani, sicuramente si parla di esperienze più marginali, ecco, questo rapporto può essere forse più forte se pensiamo a un modo spirituale di intendere la propria partecipazione anche alla vita dell'impresa. Quando questo è il nostro focus, allora non possiamo non pensare anche che nell'interpretazione di questi disagi, di queste marginalità, di queste povertà, in un certo senso, così le definisce anche Franco Cardini, per esempio, in una conferenza che ho ascoltato di recente: la povertà è l'impossibilità di disporre delle proprie vite. Allora, se per lavoratori già, diciamo, tutto sommato padroni quantomeno della propria forza lavoro, in un certo senso, questo è più semplice. Quando invece vengono a mancare anche l'istruzione, quando parliamo di lavoratori ai margini anche della vita di base, educativa, analfabeti, nel caso dei contadini di Don Milani, insomma, ci rendiamo conto che la marginalità, l'essere periferici, qui veniamo incontro al nostro Papa Francesco, sono quei connotati primari che distinguono le difficoltà, in un certo senso nel mondo della digitalizzazione questo tema è attualissimo, le primarie difficoltà che connotano le vite dei lavoratori. Non mi spingo oltre, penso di aver tratteggiato, diciamo, a sufficienza quelli che possono essere i tratti distintivi e comuni dei due lavori. Sicuramente l'ultimo richiamo a Francesco
la sua attenzione ai poveri, alle periferie, alle periferie umane, come le chiama lui, prima ancora che geografiche, ci permettono, da formatori, da persone impegnate nella formazione, di ritornare su quel punto di vista particolare che vorremmo ci connotasse sempre. È un punto di vista dello stare dentro, nell'innovazione. Che diciamo il tema forse più delicato di oggi, si può stare al di fuori, si può stare governandola, si può essere soggetti. Ecco, se noi parliamo anche di questo, la questione al centro è sicuramente stare dentro questo fenomeno dell'innovazione. Non ci sembra esista altro modo che questo per affrontare i problemi senza negarli, senza ancorarsi a logiche, diciamo, non più attuali, non dico governare i processi, ma quantomeno interpretarli e rendere ai lavoratori, ai marginali, ai poveri il servizio di renderli un po' più al centro anche loro delle proprie vite lavorative e sociali. Detto questo, mi scuserete per la lunghezza, ma veramente mi era impossibile non citare gli elementi distintivi e comuni dei due lavori. Passo la parola a Costantino Corbari per la prima relazione di oggi, a partire, diciamo, dalle esperienze concrete presenti in lavoro e cristianesimo e naturalmente sul mondo del lavoro e dell'impresa in genere. Prego, Costantino. Grazie. Luca ha fatto riferimento molto alle esperienze concrete e alle persone. Ecco, io in questo mio intervento vi propongo alcune delle riflessioni più interessanti emerse appunto dalle testimonianze delle persone che sono militanti del mondo del lavoro e militanti cristiani. In questo caso non parliamo di marginali, ma di persone coinvolte profondamente sia nella comunità cristiana che nel mondo del lavoro, e sono testimonianze che costituiscono la prima parte del volume, appunto, Lavoro e Cristianesimo, che abbiamo curato con Sandro Antoniazzi. Già dal titolo del libro si capisce che con questa pubblicazione noi non avevamo l'intenzione di proporre ricette in qualche modo preconfezionate. Ci interessava invece stimolare una riflessione, aprire un'occasione di approfondimento su questo tema per capire come la comunità dei credenti viva oggi il tema del lavoro. E come abbiamo immaginato, cercare una conferma a quella che è la nostra idea che avevamo quando abbiamo affrontato questo percorso è che poi le testimonianze ci hanno confermato è che oggi l'attenzione ai temi del lavoro nelle comunità cristiane, nelle parrocchie, è, se non proprio assente, certamente molto, molto lontana. Parto anch'io dalla recente enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, che richiama ciascuno di noi ad un impegno per realizzare un mondo migliore basato su una politica e un'economia più umane, che non guardino soltanto al potere e al profitto, ma al prossimo, in particolare a coloro che hanno bisogno di essere tutelati e protetti. In un passaggio, Fratelli Tutti è definita dallo stesso pontefice enciclica sociale, e nel testo, lo sapete, sono diversi i riferimenti a precedenti documenti della dottrina sociale della Chiesa, dal 40° anno di Pio XI, alla Sollecitudo Rei Socialis, alla Centesimus Annus di Giovanni Paolo II. Sono tra gli strumenti più significativi che stanno alla base dell'elaborazione del mondo cattolico sulle questioni sociali e del lavoro. Documenti che sottolineano come il cristiano non possa rimanere tranquillo nel proprio spazio, ma sia chiamato a
operare nel mondo secondo le personali capacità e possibilità. Un invito che riguarda appunto particolarmente la questione del lavoro, che conviene ribadirlo, nonostante alcune riflessioni che a volte troviamo e leggiamo, è un valore anche oggi, seppure il mondo del lavoro è attraversato da trasformazioni estremamente radicali e una situazione nel mondo del lavoro che rende quasi impossibile una comprensione di insieme e altrettanto difficile l'individuazione di risposte adeguate. Anche il cattolicesimo sociale ovviamente risente delle medesime difficoltà. È profonda pertanto l'esigenza di una ripresa della riflessione e, come chiede Papa Francesco, di azione per affrontare le diseguaglianze, le ingiustizie sociali, la povertà nel lavoro. Giuseppe Lazzati, quando era presidente dell'Azione Cattolica, ripeteva spesso che è importante che qualcuno scriva la dottrina sociale della Chiesa, ma poi occorre qualcuno che la metta in pratica. Lo stesso Giovanni XXIII, nella Mater Magistra, afferma: una dottrina sociale non va solo enunciata, ma anche tradotta in termini concreti nella realtà. E allora eccoci al dunque. La comunità cristiana, i credenti oggi, sono preparati ad accogliere l'invito all'impegno sulle questioni sociali e del lavoro? Questa è la domanda che ci siamo posti e a cui abbiamo cercato di dare una risposta, grazie anche al contributo dei numerosi testimoni impegnati nelle comunità e nel mondo del lavoro. E qual è stata la risposta? L'esperienza dei nostri interlocutori purtroppo è decisamente negativa. È proprio nella comunità, nelle cellule di base delle parrocchie, che il lavoro non è più presente. A supporto di queste affermazioni, ecco alcune delle testimonianze raccolte nel libro che esprimono bene i problemi e le esigenze che emergono in questa epoca complicata, in un mondo del lavoro dove frammentazione, globalizzazione, innovazione e precarizzazione sono una condizione ormai diffusa. I nostri testimoni raccontano quasi tutti del ruolo forte che per loro... Ti faccio spazio... nel personale percorso di crescita e formazione hanno avuto oratori e singoli sacerdoti nella spinta verso l'impegno nel mondo del lavoro. In oratorio iniziano a formarsi i primi confessionari CISL di Milano, Corvari. È qualcuno che... in oratorio iniziano a formarsi i primi convincimenti. Si strutturano i percorsi individuali, si fanno le prime scelte. Da giovani sono stati sollecitati a frequentare incontri di formazione promossi dall'Azione Cattolica, dalle ACLI, e quindi una volta entrati nel mondo del lavoro a impegnarsi nel sindacato, nella CISL in particolare. Molti hanno partecipato poi alle giornate di studio della Pastorale del Lavoro. Hanno letto e discusso della Rerum Novarum di Leone XIII, la prima enciclica sociale. Hanno conosciuto le esperienze di Don Mazzolari, Padre Turoldo, Don Milani e di altri come Rolfo Rerola, Beppiero, La Pira. Così orientati e preparati, questi giovani hanno scelto un impegno maturo e consapevole nel mondo del lavoro, che li ha portati spesso ad assumere ruoli significativi nelle ACLI, nel sindacato e anche in politica. Oggi, negli oratori e nelle parrocchie, questa spinta a occuparsi delle questioni del lavoro, ad impegnarsi per migliorare le condizioni in cui molti prestano la loro opera quotidiana e a far sì che effettivamente il lavoro sia occasione di crescita personale, oltre che di stimolo ad essere partecipi di un processo di cambiamento della società, sembra essersi esaurito. Qual è la condizione che generalmente vivono le parrocchie? Vi propongo alcune testimonianze, partendo da quella che definisco disarmante di Antonio Santi. Antonio Santi è un diacono che appartiene alla missione operaia dei Santi Pietro e Paolo, fondata da Jacques Leu. La parrocchia, dice, è fatta di persone che si mettono insieme perché hanno paura a uscire e confrontarsi, che fanno il loro gruppettino chiuso e non vogliono essere disturbati. Questa tendenza a rinchiudersi li porta a diventare impermeabili ai temi del lavoro.
sembra eccessivo, ma in realtà sono visioni confermate da molti altri. Prendiamo ad esempio Franco Ghezza, dirigente storico delle ACLI bresciane, che ci dice che oggi chi va in parrocchia a parlare dei problemi del lavoro, della politica, dell'amministrazione, difficilmente trova ascolto. Ancora Sante Musseto, la ex sindacalista, responsabile della pastorale diocesana di Cremona, pastorale del lavoro. Anche gli input che arrivano da Papa Francesco non riescono a passare nelle parrocchie. Significativa l'esperienza di Fulvio Colombo, già segretario della CIS di Milano, collaboratore dell'ufficio diocesano della pastorale di Milano, appunto. Con poco successo, racconta, ho provato a dire più volte ai coadiutori che si sono succeduti nelle mie parrocchie che nel cammino di formazione in oratorio dovrebbero trovare spazio i temi del lavoro e del sociale, che non sono mai oggetto di riflessione. Ecco, il mondo cattolico, in genere, quando non sceglie il quieto vivere, preferisce dedicarsi a un sociale di prossimità attraverso la Caritas e il volontariato, evitando di misurarsi con i problemi del lavoro di natura politica che coinvolgono la società nella sua complessità. Ancora una citazione da Fratelli Tutti, al capitolo 116, Papa Francesco scrive: solidarietà è una parola che esprime molto più che alcuni atti di generosità sporadici. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza del lavoro, della terra e della casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi. Purtroppo, nella pratica delle comunità, siamo molto lontani dall'accogliere questa sollecitazione. Quando Papa Francesco ci dice che è giusto aiutare un anziano ad attraversare un torrente, ma la politica deve costruire i ponti per superare il problema, credo che ci indichi precise modalità di impegno. È giusto, doveroso aiutare chi è in difficoltà, chi un lavoro lo ha perso, oppure soffre di particolari disagio e sfruttamento. Ma a noi chiede di più, chiede di darsi da fare per cambiare quella situazione. Questo comporta però delle scelte, perché occorre decidere come e dove costruire quel ponte. Le opinioni a quel punto possono essere diverse e possono costituirsi schieramenti differenti e opposti. Di fronte a questo rischio, per evitare il pericolo di una rottura nella comunità, la parrocchia, il sacerdote, evita spesso di affrontare la questione. Meglio non parlarne. Sentiamo altre testimonianze in merito. Mario Stoppini, già segretario generale dei metalmeccanici lombardi della FIMCIS, oggi impegnato nel volontariato. I sacerdoti, salvo rare eccezioni, sono già i gestori delle loro parrocchie. Hanno sempre paura a pronunciarsi e quindi non vogliono tentare di mettere insieme le tante isole costituite dai parrocchiani. Giambattista Armelloni, che molti di noi conoscono, già presidente delle ACLI milanesi e lombarde, così dice: in un impianto in cui i preti sono chiamati a fare gli amministratori, c'è un po' la tendenza a ripetere delle parole, ma non c'è la passione per costruire percorsi di senso e strumenti che possano affrontare il presente. Ecco, questa è l'immagine che emerge con forza dalla nostra ricerca. Un sentimento diffuso e generalizzato tra i testimoni. Le comunità locali non vogliono e forse nemmeno sono in grado di affrontare i temi del lavoro e della politica. La conseguenza è che questi non diventano esperienza di crescita della persona e di impegno nella società. Sarebbe utile a questo punto introdurre una riflessione sul percorso formativo dei nuovi sacerdoti, che spesso non appaiono adeguati a cogliere la complessità di queste questioni. Molte delle testimonianze ci dicono che il tema del lavoro e le questioni sociali dentro i seminari, nei curriculum dei nuovi sacerdoti, sono assolutamente marginali. E quando questi arrivano nei quartieri, nei paesi, dove la complessità delle questioni è sempre pronta ad esplodere, ecco che si ritrovano senza adeguati strumenti per leggere e interpretare le situazioni e farne occasione di confronto e crescita tra i credenti. Vince la paura di dover affrontare i contrasti,
creare divisioni all'interno della comunità. Certo, qui bisognerebbe approfondire questo tema, cosa che noi non abbiamo fatto, io non sono un esperto di queste questioni. Lasciamo però questa sottolineatura ad ulteriori riflessioni e approfondimenti. Mi limito ad osservare che l'elaborazione dentro la Chiesa sui temi del lavoro e sociale è presente e con Papa Francesco anche puntuale. Il problema è come trasferirla, come tradurlo nel concreto. Enzo Torri, ex segretario generale della CIS di Brescia, è oggi responsabile diocesano della pastorale del lavoro, primo laico direttore di un ufficio della Curia, dal suo osservatorio privilegiato spiega: devo dire che nonostante l'impegno della Chiesa ufficiale, nelle parrocchie questo aspetto fatica a trovare spazio. Questa probabilmente è una delle questioni nodali. Abbiamo dunque un Papa che parla molto esplicitamente, che afferma che la Chiesa deve andare in uscita. Non mancano neppure i documenti di alcuni episcopi, ma la complessa struttura della Chiesa fatica a far giungere questi messaggi ai fedeli nelle strutture, nelle attività locali. Ecco, io mi fermerei qui. Questi sono i temi principali che attraverso il nostro lavoro, le interviste, le storie delle persone, noi abbiamo raccolto, e quindi lascerei a Sandro proseguire nelle riflessioni su questa base di esperienze che vi ho raccontato. Grazie. Prego Sandro, grazie. Posso prendere la parola? Sì, il libro di Costantino e mio voleva mettere a fuoco questo tema della posizione della Chiesa rispetto al problema del lavoro. Parlo della Chiesa reale, cioè della Chiesa delle parrocchie, delle associazioni, dei cristiani. Quello che viene fuori da questo quadro, ma giustamente Costantino mi ha già anticipato, è un quadro di un progressivo disimpegno della Chiesa sui problemi del lavoro, che corrisponde a un analogo disimpegno da parte della società sullo stesso problema. Il lavoro non è più così centrale, non è più considerato rilevante. Parlo sempre della vita reale, non nei discorsi. Dei discorsi se ne fanno anche troppi, anzi direi che c'è una realtà inversamente proporzionale. Meno all'impegno reale e più numerosi sono i discorsi che si fanno sul lavoro. E nella nostra ricostruzione viene fuori anche, come dire, brevemente in sintesi, una storia del lavoro, della posizione dei cattolici del dopoguerra. E se qualcuno di voi ha occasione di leggere le posizioni, qualche posizione del cattolico nell'immediato dopoguerra, nel 45-48, vede un'infinità di posizioni anticapitaliste: il lavoro era il futuro, il proletariato era il futuro gruppo dirigente del paese, espressioni che correvano tranquillamente. C'era un impegno di tutte le parrocchie, dei parroci stessi sul lavoro, forse perché avevano la preoccupazione del comunismo, ma c'era tutto questo. Io ho un libretto molto bello che devo tirare fuori dalla mia biblioteca, se riesco a trovarlo. Si chiama In missione operaia e racconta delle esperienze del dopoguerra. E lì leggete un centinaio di nomi di preti, Pagani, Manfredini, Olgiati, che poi sono stati i massimi dirigenti, vescovi della Chiesa. Erano tutti in missione operaia. Io che li ho conosciuti anni dopo, mi fanno impressione vedere cosa c'era, questo entusiasmo che poi è scomparso. C'è stata poi un'epoca successiva in cui centrale
e l'atteggiamento nell'impegno cristiano sul lavoro è stato assunto da un'associazione, le ACLI, era l'associazione che la Chiesa delegava ad affrontare questo problema, associazione importantissima e di grande rilievo. Cito solo un episodio: quando ho cominciato io a fare il sindacato nel 58 ci sono state le elezioni. A Milano il primo eletto è stato Vittorino Colombo, che era una persona sconosciuta in generale, era un dirigente delle ACLI. Le ACLI erano in grado, con la loro organizzazione, di portare talmente tanti voti che la loro espressione era il risultato numero uno. Vi dà un'idea. Poi voi sapete che poi c'è stato un contrasto, una differenza fra le ACLI e la CEI sulle loro scelte politiche, c'è stata una separazione. A posteriori, dico io, è stato un fatto negativo sia per gli uni che per gli altri. Per gli uni perché le ACLI è un'organizzazione ancora importante, ma certo non con quel rilievo che aveva dal punto di vista anche ufficiale da parte della Chiesa. Da parte della Chiesa perché si è ridotta a creare degli uffici. A me già la parola ufficio fa impressione. L'ufficio è una scrivania, un tavolo, un telefono. Qua parliamo di un movimento di milioni e milioni di persone, non di una scrivania di un ufficio. È una roba inadeguata, sproporzionata, irrilevante, al di là di quello che fa bene o male. Non ha proporzione rispetto al problema. Questa è la situazione in cui ci troviamo. Questa situazione, cercando di capirla, come mai siamo arrivati a questa situazione, credo che ci porta a un approfondimento del tema sia del cristianesimo che del lavoro. Sul problema del cristianesimo voglio partire da un episodio personale perché dà l'idea. Una volta eravamo ancora ai tempi di Martini e si facevano le scuole politico-sociali. Sono andato in un paese, era fra Milano e il Varesotto, una sera a parlare. In questa riunione alla sera c'erano 10 persone, 5 erano preti, compreso il grande prevostone. Il quale mi ha detto: Antoniazzi, qua in chiesa vengono ancora abbastanza. A Pasqua e a Natale le chiese si riempiono. Ma se parliamo dei loro interessi economici, delle loro scelte politiche, oppure dei loro rapporti sentimentali-sessuali, su questo non ci segue nessuno. Noi se abbiamo bisogno di riparare il campanile in una settimana, 15 giorni, tiriamo sui soldi, ma su queste cose assolutamente non ci seguono. Che cosa vuol dire? Che sulle cose che riguardano la vita, la religione non conta. La religione è un aspetto, un momento, cioè insieme a tante altre cose va bene anche avere un po' di spirito, un po' di una parentesi anche religiosa. Questo episodio dà l'idea di quella che è la situazione reale oggi dei cattolici. Cioè, la vita nostra è fatta, oggi è molto complessa, è fatta da tante sfere di attività. Come dicono i sociologi, con una parola difficile, che avviene la differenziazione funzionale, cioè le attività sono talmente sviluppate che l'economia è una cosa, la tecnica è un'altra, la politica è un'altra, persino nelle singole discipline. Se pensate alla medicina, non si va più dal medico, si va dal cardiologo, si va dal neurologo, cioè tutto si specializza. Il problema è questo. E la religione cos'è? È una sfera accanto alle altre.
Questo è il problema, oppure è una sfera che ha qualcosa da dire a tutte le altre, a tutte le altre sfere, tutte le altre attività. Guardate che se è una sfera accanto alle altre, chiaramente rischia la marginalizzazione, perché le altre sfere sono più importanti. L'economia è molto più importante della religione, la tecnica o le comunicazioni sono molto più importanti della religione. Quindi la religione tendenzialmente è portata alla marginalità in questa situazione. Se viene vissuta in questa maniera. Guardate che questo modo di vivere la religione è la situazione molto diffusa. Di molti cattolici, ma guardate anche di preti, non c'è una grande differenza, perché il prete ha la sua sfera di attività, fa bene, lo fa con tutta la diligenza, con tutto l'impegno possibile, ma come una sfera separata, che non interviene sull'economia, che è un altro campo, non interviene sulla tecnica, non interviene sul lavoro, perché sono problemi di altri. Questo è la... E quindi abbiamo... Noi pensiamo, qualche volta vediamo, come dire, con un certo atteggiamento critico questa posizione di molti fedeli, che è una posizione di una fede tiepida, una fede incerta. Ma guardate che questa è la situazione reale. Non è illogica, perché se questa è la vita della società, perché la gente dovrebbe essere diversa? La gente si comporta normalmente così come è la società. Questo secondo me è la situazione che tende, fra l'altro, evidentemente, se non si affronta, tende progressivamente ad andare in questa direzione. Adesso non mi interessa approfondire, ma i dati che ci sono sulla fede, insomma, su quanti sono fedeli, su quanti sono sempre più incerti e su quanti non credono, sono dei dati molto, molto preoccupanti, insomma, e che vanno tutti nella stessa direzione. Qui si capisce benissimo anche la posizione dei preti, che non è molto diversa. Guardate che ha una logica, quello che diceva Costantino, è una logica uguale alla maggioranza della gente, a quello che è l'atteggiamento della gente. Rispetto a questo, l'atteggiamento di Papa Francesco è un cambiamento radicale, è un cambiamento totale, è un'inversione reale, che è per questo che non riesce a passare. Si scontra contro la realtà, perché propone che la religione non sia una sfera accanto alle altre, ma che la religione ridia significato a tutto, quindi alla politica, al sociale, al lavoro. Dice che la fede c'entra con queste realtà. E questo scomoda tutti, perché scomoda i cardinali, i monsignori, i vescovi, i sacerdoti, il cristiano, perché li obbliga ad affrontare tutta la loro vita con la fede. Mentre tenere separate le cose è una cosa tranquilla, uno fa le sue robe durante tutta la settimana e poi magari a domenica, se ha tempo e voglia, va anche a maestra, insomma, però è un angolo dell'attività. Della propria vita. Il grande cambiamento, io vorrei sottolinearlo perché è il punto centrale, è sapere se le posizioni che si assumono nell'ambiente cattolico partono dalla fede, hanno un collegamento con la fede, perché da questo poi si ricollega ogni attività, ogni posizione. Sottolineo e apro una parentesi, non basta da questo punto di vista la dottrina sociale della Chiesa, che dice tante cose importanti, ma la dottrina sociale è una morale, non è la fede, è una morale, cioè dice delle cose giuste
su questo e su quel problema. Per carità, una cultura fondamentale, ma se non c'è la fede non serve a niente questo discorso di carattere culturale. Vorrei che fosse chiaro, perché sennò il rischio è che la dottrina sociale dica delle belle cose e rimaniamo sempre un po' sui problemi generali. Apro una parentesi per citare un caso. Giovanni Paolo II, andando in Salvador, ha incontrato Oscar Romero, che era in costante pericolo di vita, gli consigliava: tu stai sulle generali. Questa è la posizione, a mio parere, un po' della dottrina sociale della Chiesa, cioè stare sui problemi generali, ma non attecchire nella realtà. È il cambiamento che ha realizzato Papa Francesco. Vengo al problema del lavoro, su cui dico poche cose, perché il problema sarebbe amplissimo. Però capite che se effettivamente la fede ha a che fare con la vita, allora il lavoro diventa molto importante, anche perché, nonostante tutti i cambiamenti, ma i rapporti, chiamiamoli familiari, ma comunque personali, di relazioni da una parte, e i rapporti di lavoro dall'altra, rimangono aspetti fondamentali della vita della gente. Io, per esempio, non capisco come la Chiesa dia tanta importanza alla famiglia, sempre a parole, ne parla tantissimo della famiglia, ma del lavoro quasi niente. Cioè, ci sono due aspetti della vita della gente quotidiani. Non si può non parlare della vita della gente se uno parla della fede e della religione. Detto questo, come sapete, il lavoro oggi è al centro di cambiamenti enormi. Già questo, a mio parere, sarebbe un motivo per i cristiani per occuparsene. Io purtroppo ormai ho 80 anni, ma io mi butterei sui problemi del lavoro. Quando vedo qualcuno che dice: ma non c'è più la militanza del tempo, sembra che il lavoro... Ma come, con tutti i problemi che ci sono, si è stimolati ad impegnarsi sul lavoro, a buttarsi su questi problemi? A parte questo, il lavoro è una realtà concreta e quindi va vista proprio anche nelle sue dimensioni, come dire, attuali. Io citerei tre o quattro temi, ma proprio generali, per dire cose su cui bisognerebbe lavorare. Uno, e fra questo, su questo ho scritto un libro che esce in questi giorni, sarà in libreria a metà del mese, un libro sul problema del lavoro internazionale. Guardate che per un lungo periodo di tempo nel dopoguerra abbiamo avuto una situazione che era soprattutto di carattere nazionale. Sono stati gli anni che qualcuno hanno chiamato i 30 anni gloriosi, perché erano gli anni di sviluppo del capitalismo, ma con anche un forte benessere sociale. Con gli anni 70 questo è finito e abbiamo una nuova fase. Questa nuova fase è difficile, perché ormai tutti i problemi politici, sociali, del lavoro, economici, sono problemi mondiali, il contesto è mondiale. E quindi dobbiamo assolutamente fare questo salto, dobbiamo abbastanza abituarci a vedere i nostri problemi, anche locali, ma in questo contesto. Questo è un cambiamento enorme, non facile evidentemente per i lavoratori, perché non nasce spesso dall'esperienza diretta, nasce evidentemente attraverso un lavoro anche di carattere formativo. Questo è un primo problema. Secondo problema, a mio parere, siccome siamo di fronte a forti tendenze
particolaristiche di individualismo, di differenziazione, è estremamente importante che noi invece sviluppiamo, anche questo è uno dei pensieri di Papa Francesco, sviluppiamo tutto quello che è sociale, l'economia sociale, il bene comune, la vita collettiva, il impedire la rottura, impedire la rottura della coesione sociale. Questo è l'altro aspetto, secondo me, fondamentale. E un terzo, siccome il lavoro è un lavoro umano, è sempre molto importante che il lavoro abbia un carattere dignitoso. E qui noi abbiamo una situazione di costante peggioramento. Guardate che abbiamo tanta gente che ha un lavoro precario, un lavoro povero, un lavoro in difficoltà, spesso sono esclusi, chissà quanti, come dire, si troveranno in difficoltà con questa, si trovano e troveranno in difficoltà con questa pandemia. Quindi il contrasto con il lavoro non dignitoso è una questione fondamentale. E l'altro elemento che sottolineerei, guardate che non si può avere, come dire, un senso del lavoro, anche lavorare per la giustizia del lavoro, se non si lavora anche per una società giusta. Non ci può essere un lavoro giusto in una società che è ingiusta, perché nessuno vive bene in una condizione di questo genere. Quindi questa è anche un'altra battaglia molto importante. E società giusta vuol dire aziende giuste, prodotti giusti, ambiente giusto, cioè vuol dire combattere in questa direzione. Io non insisto su questi problemi, anche se sul lavoro, evidentemente, lo diceva prima il Luca, è un tema su cui io continuo a interessarmi. Un nostro gruppo Demos organizza in questo periodo 3 incontri sul lavoro delle donne, proprio per continuare questa riflessione su cui sono aperti enormi problemi. Chiudo con una riflessione ultima sul cristianesimo. Quale deve essere la posizione del cristiano in questa realtà? Io non credo tanto che dobbiamo portare avanti delle posizioni cattoliche. La posizione del cristiano è una posizione di servizio. Lo dice l'esperienza e la vita di Gesù Cristo. Cristo nella lettera ai Filippesi si dice che ha rinunciato, si è svestito del suo essere Dio per farsi uomo e farsi servo. Cioè per servire. Questo rimane il compito del cristiano. In queste grandi trasformazioni il compito del cristiano è servire queste trasformazioni dell'umanità ad affrontare i grandi problemi del lavoro. Grazie. A voi. Grazie Sandro. Grazie per, e anche Costantino per le prime due relazioni. Mi sono stato necessariamente laconico nella mia introduzione, anche perché diciamo, forse è meglio spezzettare anche un poco le osservazioni. Sono confortato dalle prime due, nel senso che hanno espresso, secondo me, in maniera particolarmente adeguata due momenti. Il primo è sicuramente quello di una distanza, di un disagio espresso in diverse situazioni. Parliamo della distanza tra le vite concrete e quello che spesso viene detto, non solo evidentemente in termini di pastorale, ma anche in termini di vita concreta, ecco, poi di chi la fa. La necessità di essere dunque integrali, ecco, per colmare questa distanza. Di distanza, di difficoltà, di disagio, di povertà, nei casi più estremi ci sono occupati i nostri relatori nei loro due libri, e questo primo elemento torna nelle due relazioni appena svolte.
Un altro elemento, il principale dal mio punto di vista, si potrebbe riassumere come proprio con quel termine, quell'elemento, quel filo di cui parla Francesco Lauria. Il filo conduttore è quello che ci porta dal corso dell'anno scorso, dove abbiamo parlato per l'appunto di problematiche mondiali, di come queste si svolgono e dicono su tutte le questioni economiche, diciamo, ma lavorative anche, politiche, come interessano le vite delle persone, ecco, e arriviamo invece alle vite concrete. Le vite concrete raccontate nei lavori. E qual è quel filo? Quel filo è l'azione, l'impegno a cui, come era ricordato da Corbari e da Antoniazzi, Papa Francesco ci chiama. Nell'azione educativa, formativa, pastorale nel caso del clero, ma nell'azione, nella vita del cristiano è richiesto oggi più che mai forse un impegno proprio per colmare quella distanza. E così come quel filo ideale fra le due colline di cui parla Lauria, ecco, serve a tenere insieme una vita integrale vissuta di fianco, dentro i problemi, con invece l'esperienza più concreta, più pratica della formazione, dell'istruzione. Ecco, allora il nostro impegno si delinea come un filo che attraversa le difficoltà di tutti oggi, ma in tutti i campi un po' della vita. Antoniazzi ne ha parlato quando si parla della difficoltà della Chiesa a rappresentare nel concreto i problemi più emergenti, o meglio, gli aspetti più emergenti della vita di oggi, cioè la libertà fondamentalmente dei costumi, la frammentazione nel mondo del lavoro. Ecco, quando si parla di questa difficoltà, noi che vogliamo fare nel nostro piccolo un po' di cultura, un po' di formazione, non possiamo che interpretarla come un filo da tenere. E allora su questo tema, sul tema della riscoperta di una vicinanza, di una coerenza di impegno che tratteggia le esperienze raccontate nei due lavori, ma la coerenza di impegno della vita del cristiano, del suo impegno sociale, di servizio, ecco, rispetto alla comunità di cui fa parte, e si potrebbe dire, per riprendere appunto il concetto espresso da Antoniazzi poco fa, la comunità di cui fa parte oggi è la comunità mondo. E allora ecco che Papa Francesco, con le sue idee, con la sua visione sul mondo e non sul piccolo particolare, ecco, interpreta al meglio questa necessità per noi di essere quel filo che attraversa e che tiene insieme la comunità mondo e che permette di tenere sempre presenti i disagi dei lavoratori, delle persone comuni, e di stare dunque con coerenza dentro alla realtà, una realtà fatta di distanza tra le vite concrete e i grandi cambiamenti che oggi intervengono nel mondo. Su questo tema, su questo filo, su questo input, diciamo, lascio dunque la parola a Francesco Lauria. Grazie Luca, e un saluto a tutte e a tutti. Chiaramente dovrò essere molto sintetico, vi lascio qui nella chat tre link che poi vi spiegherò, che possono magari aiutare chi volesse approfondire un po', diciamo, rispetto ai titoli che io racconterò. Una cosa che vorrei dire subito è che il filo teso chiaramente ha una funzione metaforica, quella che si intuisce, ma è anche molto concreto. Tra l'altro da Fiesole, da Barbiana o da San Donato arriva negli anni, fine anni 50, inizio anni 60, direttamente in Lombardia, da voi, perché il filo teso dei lavoratori tessili e dei sindacalisti anche del tessile, che sono poi gli allievi di Don Milani, da Maresco Ballini,
poi c'è Pieraldo Isolani, c'è Paolo Landi, ma anche Mario Colombo, diciamo, da un punto di vista più indiretto, che nel 65 si sposa a Barbiana, che sono appunto gli ex allievi di Don Milani che si impegnano laddove c'è un sindacato generativo e da dove li invia la CISL, ovviamente in contatto con l'esperienza della Fin di Milano, di Carniti e di Sandro, e quindi diciamo qui penso di poter dire che è un filo che poi arriva nell'Alto Milanese, arriva a Legnano, arriva a Milano. Però mi vorrei ricollegare a una riflessione che hanno fatto Costantino, in particolare Sandro, che però deve spegnere il microfono, ecco, che è ripreso da un libro che mi ha accompagnato nella redazione di quel filo teso tra Fiesole e Barbiana. Quel filo teso tra Fiesole e Barbiana è un libro in cui ci sono parecchi miei scritti, ma in realtà è il frutto di 2 anni di lavoro concreto, di salite a Barbiana da Fiesole e discese, ma anche di mostre, di spettacoli teatrali, una 50ina di incontri che abbiamo fatto anche con i sindacalisti giovani, ma anche con i ragazzi al centro studi e in parte a Barbiana. Nel redare il libro, in particolare la seconda edizione, io ho usato 2 testi, uno, e sono entrambi 2 testi dell'87. Uno era Il prete di Barbiana e le lotte dei lavoratori, realizzato insomma da Michele Gesualdi e da Andrea Riccardi a 20 anni dalla morte di Don Lorenzo Milani, e un altro che diciamo da un annetto mi porto caro insieme a me, era lì a fianco nella biblioteca ormai chiusa del Centro Studi di Firenze, che è un libro di Giovanni Bianchi, che è Dalla parte di Marta per una teologia del lavoro, dentro la collana di cultura sociale diretta da Achille Ardigò. E in questo testo c'è una bella prefazione di Dominique Kenu, che sembra echeggiare un po' quello che diceva Sandro. Cioè lui scrive, parlando del lavoro di Giovanni, partiamo da lontano, durante tutta la prima metà di questo secolo XX, mentre la civiltà industriale trasformava l'uomo come individuo e come collettività, il pensiero cristiano non prestava che un'attenzione moralista al lavoro artefice di questa civiltà. E Kenu sottolineava come nella dizionario di teologia cattolica del tedesco di 15 volumi non si parlava mai del lavoro. Adesso poi che l'ho anche pronunciato male, mi scuserete, ma questo riferimento al libro di Giovanni è interessante, perché poi Giovanni raccontava nell'introduzione come approcciarsi a una teologia del lavoro, e riprendeva anche una metodologia che era in parte dossettiana ma anche del sindacato. Poi torno al tema di oggi, cioè l'analisi del fatto sociale, la riflessione teologica e l'impegno concreto. È un kairos, un approccio circolare che è molto simile, no, all'approccio di Papa Francesco, no? Terra, libertà, lavoro, però in un'ottica in cui anche il lavoro, tra l'altro, e su questo è importante tenerlo presente nel tempo di oggi, non è a sé, no? Si collega a tanti altri aspetti sociali e della vita. E quindi, diciamo, riprendere un po' le parole di Giovanni mi aiuta a collegare meglio il libro, diciamo, collettivo che abbiamo svolto in questi ultimi 3 anni, insomma, tra Fiesole e Barbiana, e il testo Lavoro e cristianesimo di Costantino e di Sandro. Non è difficile, perché intanto ci sono degli aspetti comuni, cioè nel libro mio, per esempio, ci sono i racconti appunto di Agostino Burberi, di
Michele Gesualdi, anche se postumi, di Francuccio Gesualdi, di degli allievi di Don Milani che sono diventati poi sindacalisti negli anni 60 e negli anni 70, di Paolo Landi. E contemporaneamente ci sono delle riflessioni più attuali di sindacalisti di oggi, di chi ha vissuto, diciamo, l'esempio, l'incontro o in altre generazioni l'esempio di Don Milani nella proprio impegno politico, sindacale, educativo. Lo sapete bene, Don Milani diceva in questo quale via per praticare l'amore e dare un senso alla vita se non l'impegno o politico-sociale o nell'insegnamento o nell'attività sindacale. E Don Milani indirizzava molto i propri allievi al sindacato. Se prendete la seconda edizione del libro, ci trovate una sessione speciale, diciamo, dedicata a Maresco Ballini. Maresco stava molto male quando abbiamo fatto la prima edizione e non volle aggiungere altre parole a quelle che lui aveva già detto sulla sua esperienza. Maresco Ballini è il primo allievo di Don Milani già a San Donato, a Calenzano, insomma, quindi nella prima esperienza di educazione degli adulti, diremmo del dopo scuola, anche se improprio, insomma, diciamo di pastorale sociale degli adulti, Don Milani, prima di salire a Barbiana nel novembre del 54. Ecco, in quell'occasione cosa succede? In quella grande sperimentazione educativa, politico-formativa, sociale di Don Milani a Calenzano, viene invitato, tra i tanti incontri serali, Benedetto De Cesaris, che è molto legato a Dossetti, è il primo direttore del centro studi della CISL. Tra l'altro di lì a poco verrà cacciato da Pastore perché sposerà una divorziata, ma queste sono le contraddizioni degli uomini. E racconta, si può raccontare questa esperienza di Maresco perché proprio in un momento, diciamo, di pastorale, chiameremmo sociale, del lavoro e dell'impegno di cittadinanza di Don Milani a Calenzano, il giovane Maresco, che aveva già aderito da solo, unico, della Libera CGIL, poi CISL, nella sua bottega di apprendista a Prato, con 45 invece colleghi iscritti alla CGIL, poi fa il corso lungo al centro studi a Fiesole ed è il primo, diciamo, anello di congiunzione tra Fiesole e Barbiana. Ma nel libro c'è anche l'immagine molto bella, secondo me, di Don Milani in Lambretta che va con Agostino Burberi a parlare con Macario, futuro segretario generale della CISL, molti anni dopo, in cui va a perorare la causa di Maresco, che era orfano di padre, unico figlio, e dice: guarda, ma perché l'avete mandato a Milano? Perché poi la CISL mandava a sperimentare, a costruire il sindacato, i sindacalisti che formava, non nel proprio territorio di provenienza, ma in altri territori, e gli dava un basso stipendio e li lanciava, diciamo, in questi ambiti. E allora Maresco, Agostino Burberi, poi sindacalista anche in Lombardia, tuttora vive in Lombardia, l'attuale presidente della Fondazione Don Milani, giovanissimo, accompagna in Lambretta Don Lorenzo e discutono, diciamo, di questo impiego, di questo invio di Maresco nell'Alto Milanese. E Macario gli spiega: guarda, lì in Lombardia si sta facendo il sindacato nuovo, c'è un mondo generativo in cui davvero può fare la sua esperienza, no? Poi Maresco diventerà segretario nazionale dei tessili, che allora avevano sede nazionale in Lombardia a Milano, e gli spiega appunto che conviene, come dire, poi si ritornerà a Calenzano, si ritornerà tra Prato e Firenze, ma in quel momento lì costruire il sindacato nuovo lo si può fare meglio in Lombardia, dove tra quelle lavoratrici e lavoratori del tessile e abbigliamento, che sono poi quelli che rappresentano il filo teso tra Fiesole e Barbiana, ma se lo vogliamo allargare è l'inizio del sindacalismo tessile inglese, e pensate ora
i lavoratori tessili nelle catene mondiali del valore, dal Bangladesh ad altri territori, quanto sono interroganti su chi sta ai confini della città del lavoro dignitoso, come direbbe Papa Francesco, per il sindacato di oggi e per la dimensione mondiale del sindacato. Vi dico due cose che si collegano a quanto ha detto Sandro in particolare prima. Di Barbiana sapete, si sanno molte cose, non tutte sono conosciutissime. Ad esempio, il filo tra Barbiana e il lavoro non era così, non solo col sindacato, non solo con la CISL, non si tratta lì di collegare arbitrariamente il messaggio di Don Milani alla CISL, non sarebbe velleitario, anche un po' stupido. Il tema però è che il rappresentare il lavoro è importantissimo nel pensiero di Don Milani. Lo si ricorda meno, lettera alla professoressa, l'obbedienza non è più una virtù, ma leggetevi, rileggetevi Esperienze pastorali. Forse il titolo è fuorviante, ma che cos'è se non una grande e coraggiosa, entusignana, profetica riflessione sugli aspetti sociali del lavoro? Dentro c'è uno dei pochi testi di Don Milani che ho messo nel libro, è quello sulle assunzioni di lavoro, del lavoro, no? dei lavoratori, in cui si dice: ma o parroco, non basta dare la raccomandazione al giovane per trovare un posto di lavoro, non è questo. Tu devi rendere, aprirlo questo mercato del lavoro, lo devi rendere fruibile e devi essere parte di un disegno di giustizia. Non basta dare la risposta particolare al parrocchiano, meritevole o amico. E anche questo è un grande insegnamento su come nel mercato del lavoro meno trasparente d'Europa, come diceva a suo tempo Marco Biagi, abbiamo tantissimi risolti oggi e che vedremo quando finirà il blocco dei licenziamenti, ci accorgeremo di quante difficoltà avremo nel rendere, promuovere anche come sindacato dei processi, dei percorsi di transizione lavorativa, che sia anche emancipazione lavorativa, che sia anche accompagnamento delle competenze, che sia anche riqualificazione e così via. Però c'è questa dimensione mondiale che c'è da subito in Don Milani ed è uno degli elementi più interessanti. Paolo Landi racconta nel libro, o forse l'ha raccontato in qualche presentazione che ha fatto con me, che Don Milani usava questa parola: voi dovete diventare degli eurosindacalisti. E infatti Paolo Landi va a Londra, c'è una lettera di Don Milani a Paolo Landi a Londra in cui gli racconta di come i lavoratori della Pignone, di tante fabbriche fiorentine, avevano, e anche alcuni sindacalisti fabbriche di Milano, perché c'erano già, no, i ponti con la Lombardia, sostengono la posizione, insomma, l'obbedienza non è più una virtù e la lettera rispetto ai cappellani militari. E anche lì è un andare oltre. Non era un problema immediato di questi lavoratori sostenere la battaglia rispetto all'obiezione di coscienza, no? Però era qualcosa che si collegava al tema del lavoro, del sindacato, come elemento di giustizia comune, di emancipazione, di relazione, di cooperazione e di profezia, come dice Papa Francesco. Un altro esempio: noi in queste settimane abbiamo sostenuto, nel link sui materiali di storiografia che vi ho mandato, c'è un video che abbiamo realizzato, la traduzione oggi di lettera a una professoressa in arabo. Ma lo sapete da dove viene questa intuizione? Non viene da noi, viene da Don Milani, perché Don Milani invia Francuccio Gesualdi ad Algeri e studia l'arabo lì, oltre l'Erasmus, ci siamo? Michele Gesualdi, che diventa poi segretario provinciale di Firenze, presidente della provincia di Firenze, proprio appena prima di un altro famoso che anche oggi ci ritroviamo, dove lo conosce il sindacato? Non lo conosce né a Milano né a Firenze, lo conosce a Francoforte, perché lui viene inviato
a lavorare in fabbrica alla Volkswagen. Ecco, questa dimensione di Barbiana come esilio, periferia, silenzio e invece voce più voci. Ricordatevi che Lettera alla professoressa non è a firma di Don Milani, ma è a firma della scuola di Barbiana, a differenza di altri testi. Ecco, questo è sicuramente un messaggio molto interessante. Ma quali sono degli altri elementi che ci parlano all'oggi? Ad esempio, l'utilizzo di diversi linguaggi. Le lingue a Barbiana si studiavano con gli Erasmus ante litteram, ma con i dischi, ma con altre modalità. Anche nell'immagine austera, in parte giustificata di Don Milani, uno non immagina, visto poi c'è la sua passione per la pittura, del fatto che arrivano i pittori a Barbiana. Arrivano i fotografi, i registi, ma non per fare il film su Barbiana, per lavorare con i ragazzi. Ecco, tutto questo è un grande insegnamento. Tra l'altro, ha anche in qualche modo, come dire, cercare anche di sfatare alcuni miti sbagliati, no, su Don Milani, citando sempre Giovanni Bianchi. Io spesso gli faccio un po' il verso, e lui diceva Aldo Moro un po' il ketchup che si mette su tutti, va un po' bene dappertutto e si mette su tutti i cibi. A volte anche Don Milani fa la stessa fine, uno cita qualche bella frase, Don Milani non comprende il contesto, non conosce la storia, è un po' come diceva Giovanni su Aldo Moro, il Don Milani adesso, non allora, diventa un po' il ketchup che ci può servire per dire una frase carina. Non è questo l'obiettivo né del libro né dell'esperienza né di quello che stiamo continuando a fare da alcuni anni al Centro Studi, e vediamo se riusciremo a continuare a farlo nella pandemia, nelle difficoltà gravissime che stiamo vivendo. Il punto, diciamo, secondo me significativo che possiamo in qualche modo raccontare è appunto anche questa inclusività e scuola di relazione che era Barbiana. Meno male che è uscito un libro sulle bambine di Barbiana. Io, diciamo, l'ho un po' anticipato faticosamente raccogliendo la testimonianza di Barbara von Berger, che era una giovanissimissima, 19enne, insegnante, tirocinante, insomma, che aiutava Adele Corradi, che era l'insegnante che stava a Barbiana insieme a Don Milani, che ha scritto quel bel libro Non so se Don Lorenzo. E lì Barbara appunto insegnava le lingue con vari metodi. Sapete quanto è difficile essere a Barbiana? Barbara era sulla sedia a rotelle fin da bambina. E quindi anche il fatto, diciamo, di avere una inclusività di relazione e, come dire, anche usare i corpi, in qualche modo, anche quelli più colpiti, anche quelli più deboli, anche quelli più fragili, è un grande e bellissimo esempio della scuola di Barbiana. L'altro legame, ovviamente, sotto la canonica, è il laboratorio, e collegandomi anche alle riflessioni di Giovanni, ma anche di Sandro e di Costantino, è il tema di un lavoro manuale che dà dignità, non è qualcosa che si separa dalla cultura, la cultura popolare e la cultura anche di altri livelli, ed è poi anche, come dire, l'esplosione nella società italiana, ma non solo, perché poi è stato un faro, un segno in tutto il mondo, anche nelle periferie del mondo, di Lettera a una professoressa. Al di là anche qui delle semplificazioni superficiali che a volte ne sono state fatte. E quindi, diciamo, il filo teso tra Fiesole e Barbiana ci dà, diciamo, intanto il recupero e il racconto di una storia che anche nel sindacato, nella CISL, si stava dimenticando in parte. Anzi, io devo essere sincero, ho scritto un libro sulle 150 ore, ho lavorato tantissimo su questi temi, l'80% delle cose che ho scoperto facendo questo percorso, questo viaggio, con i testimoni, con i libri, con i documenti e così via, con i luoghi che tanto ci mancano in questi momenti digitali, non le conoscevo.
E però io mi devo anche rapportare con il giovane neolaureato che arriva al centro studi preparatissimo di Firenze, che non aveva mai sentito parlare, non sapeva neanche lontanamente chi fosse Don Lorenzo Milani. E allora, e non è l'unico, no? Io mi sono trovato in scuole superiori con 150 ragazzi, nessuno aveva mai sentito parlare di Don Milani. E allora come li coinvolgo? No? Come possiamo parlare del lavoro, facendo gli uffici della pastorale del lavoro, trovandoci in 10 a dirci sempre le stesse cose e un po' a lamentarci? Io non credo sia questa la risposta oggi. Il lavoro sta sempre di più in forme nuove, anche il lavoro tradizionale, ritrovando una centralità nel dibattito, non sufficiente. Ma come lo ribaricentriamo? Questa è, se volete, una riflessione molto importante collegata anche alla questione educativa che avete affrontato benissimo nel primo incontro con Ivo Lizzola, che ha aperto questa scuola di formazione. Tra l'altro noi con Ivo, insomma, veniva quotidianamente al centro studi e abbiamo una riflessione, diciamo, molto aperta su cosa significa fare sindacato oggi e, se volete, anche impegno sociale cristiano nel sindacato. Sapendo bene, come ben scritto nel libro di Costantino e di Sandro, attraverso alcune testimonianze, che anche la CISL fin dalle origini fa della laicità e del pluralismo anche di ispirazioni il proprio DNA. E in questa, diciamo, laicità intelligente ci sta anche tutta l'esperienza e la capacità di dialogo anche con altre culture della scuola di Barbiana. Se voi salite a Barbiana, la prima cosa che trovate è il Padre Nostro in giapponese, scritto da un monaco che era passato di lì. E vorrei dire un'altra cosa che collega un pochino indirettamente Barbiana all'esperienza, molto indirettamente, un po' forzatamente di Dossetti, a questi anni Ottanta, no? Da cui sono partito. Io com'è che ho avuto l'idea di salire, non di scrivere il libro, di risalire io da solo il 14 d'agosto a Barbiana con il libro di Michele Gesualdi nello zaino? Io avevo scritto un banale articoletto sulla preghiera di Papa Francesco, prima a Bozzolo, sulla tomba di Don Primo Mazzolari, e poi a Barbiana, giugno 2017. Mi arriva indirettamente un messaggio da Luigi Ricci, che è un assessore comunale del Campi Bisenzio, ma soprattutto è il figlio di Renzo Ricci, che insieme a Beppe Matulli, successore di Giovanni alla guida dei partigiani cristiani, era uno dei due giovanissimi statistici neolaureati che avevano lavorato, chiamati da Don Lorenzo, insieme ai ragazzi, sulle statistiche alla base di Lettera a una professoressa, sulla dispersione scolastica, sulle disuguaglianze sociali e così via. Ecco, Lettera a una professoressa nasce da questo lavoro statistico di Renzo Ricci e di Beppe Matulli. Renzo Ricci obbligava negli anni Ottanta i giovani figli, tra cui anche Francesco, attuale segretaria della CISL della Toscana, a salire a Barbiana invece che andare, che ne so, a giocare, a sentire la messa, quando Barbiana era quasi in abbandono. Quando a Barbiana, scriveva Renzo Ricci, non saliva più nessuno. E allora, diciamo, da questo punto di vista c'è un altro elemento, secondo me, importante che noi dobbiamo tenere presente, che è l'elemento della profezia. Quando a Barbiana non saliva più nessuno, quando a Montesole le querce, i rovi, dissolvevano la memoria, una memoria scomoda, quella di Montesole, e perché di Montesole per anni non si è parlato, perché probabilmente alcune componenti partigiane potevano intervenire a bloccare quel pezzo di eccidio, e allora per molti anni non se ne è parlato. E allora poi negli anni Ottanta invece Dossetti decide di risalire a Montesole e la gente ricomincia gradualmente a risalire a Barbiana e a risalire a Montesole.
poi in tanti hanno scritto, no, libri, da Barbiana a Montessone, ci sono i cammini, c'è il cammino di Don Milani. Ecco, questo tema del andare un po' controcorrente, di riscoprire la memoria come campo aperto di possibilità. Spesso ne parla Ivolizzola, no? Fare memoria per vivere il presente e comprendere il futuro come campo aperto di possibilità. Che cos'è Barbiana se non, come dire, la coraggiosa risposta collettiva a un silenzio imposto, a un esilio procurato? Quindi il metodo di Barbiana, molto importante anche per il sindacato oggi, è fondamentale nel riscoprire anche la capacità di risalire controcorrente. Avrebbe detto Pier Carniti, remare controcorrente, no? Ricordate il suo libro dell'85. Ecco, questo secondo me è un altro grande insegnamento del sindacato di oggi. Oggi fare sindacato è più difficile che negli anni 60, negli anni 70, perché devi andarla a trovare il lavoratore, non viene da te. Il lavoro è frammentato, pensate ora sullo smart working, pensate quanto è difficile. E anche quanto è difficile ricostruire delle filiere globali di solidarietà e rappresentanza nell'economia dell'interdipendenza. Questo, per esempio, è un altro pezzo di un altro ex allievo di Don Milani che lo racconta in parte, Francuccio Gesualdi, che poi nel 75 va in Bangladesh e dice: vabbè, ma allora anche a Barbiana eravamo ricchi. Noi eravamo dalla parte sbagliata del mondo, ora forzo un po'. E allora questo tema delle diseguaglianze, in un'ottica non moralistica, va riscoperto in questa dimensione globale. Senza dimenticare però, e nella pandemia è un rischio gravissimo, il flusso dei territori, l'azione locale, sociale. Io penso che se non ci rendiamo conto che il lavoro è fondamentale, ma non è l'unico tema nelle periferie esistenziali e territoriali di cui parla Papa Francesco, facciamo un altro errore. Io ho un caro amico che ha lasciato il sindacato per occuparsi di integrazione sociolavorativa degli immigrati, Antonio Sansone, in Piemonte. 3.000 persone. Ne parlavamo l'altro ieri, che abbiamo fatto una riunione per lanciare un nuovo luogo di riflessione, e lui mi diceva: guarda, io ho imparato in questi 2 anni e mezzo in cui dal sindacato mi sono spostato un po' a fianco, che il lavoro è fondamentale, ma non è l'unica cosa. Cioè, la prima cosa che un ex rifugiato che poi trova, diciamo, una sua integrazione sociale, lavorativa, cerca è la casa, la cerca la più piccola possibile. Perché? Perché la gran parte del suo stipendio lo deve rimandare al suo paese. E quindi vive una dignità parziale sul lavoro e una non dignità nella dimensione abitativa. E se noi facciamo memoria, ricordiamo gli insediamenti negli anni 60, 70, a Torino, lui sta a Torino, nella grande fabbrica, la Fiat, il non si affitta meridionale, ve lo ricorderete, se lo ricorderà Sandro, e allora la risposta diventa più complessiva. E questo ci aiuta, a mio parere, nel rapporto col mondo cattolico, nel costruire altri fili. Il tema del sociale e del lavorativo, che si intreccia di più che in passato. Poi non è che devo spiegare a Sant'Antoniazzi che ha inventato il welfare ambrosiano, no? Ecco. Però questo è un altro elemento, secondo me, di futuro, insieme alla grande questione del sapere, inteso sapere per se stessi ma anche nel mondo, no? Da Lettera, una professoressa, grande figura anche dei metalmeccanici, Pippo Morelli, l'ultimo libro che ho scritto, vi ho mandato il link al blog che lo racconto un po', c'è la questione appunto di intrecciare il sapere professionale, il sapere critico, l'essere cittadino nella fabbrica, nel lavoro frammentato, nel lavoro a domicilio, nella città, nell'area periferica, e il ritrovare una visione complessiva, come diceva Sandro. Sembrano cose teoriche. Io ieri ho fatto una riunione sul Recovery Fund e vi assicuro che il tema fondamentale era convincere le persone che non devi dare le risposte al pezzettino 1, pezzettino 2, capitolo 3,
ritrovare una visione complessiva e una logica progettuale che misura anche le politiche, misura l'efficacia della rappresentanza, è uno degli elementi importanti. Sono tutti insegnamenti che noi ritroviamo anche senza idealizzarlo, senza pensare che fosse un santo. Questo è un grande torto che gli potremmo fare a Don Milani. Lo dico sempre a Mario Colombo, ma è testardo, non lo capisce. Lui vuol fare la canonizzazione di Don Milani, gli farebbe un grande torto, a mio parere. Riscoprendo, no, questi grandi insegnamenti da rielaborare della scuola di Barbiana. Chiudo dicendo appunto che abbiamo bisogno di testimoni. Tra questi testimoni, per me, Giovanni è stato molto importante, Giovanni Bianchi. Altri ne ho incontrati. E credo che la dimensione anche della testimonianza, se non è una memoria museale, ma è la memoria e l'etica dei viandanti, di chi si mette in cammino, è qualcosa che dà senso al fare memoria, affrontando i grandi temi dell'attualità anche sul lavoro, come farete nei prossimi incontri dei circoli Dossetti. Scusate se sono stato un po' disorganico, ma erano tantissimi gli elementi sul piatto che avete posto in questa giornata. Grazie Francesco. Insomma, la disorganicità alle volte è solo apparente. Riprendo per un commento personale finale, ma da questa ultima considerazione sul valore della testimonianza. Nel leggere il tuo lavoro, quello di Costantino Alessandro, l'avevo già letto in passato perché abbiamo fatto un altro evento, nel leggere il tuo, all'inizio del libro c'era una testimonianza che mi si è fermata lì come un'immagine potentissima e che credo che, volendola prendere come elemento simbolico, penso che si commenti da sola. Cioè Don Milani, malato, che riceve la visita del padre confessore e lo trova nella stanza in cui faceva scuola, in cui cioè cercava di vincere quella distanza tra i poveri e la vita, la dignità sociale, ecco, disteso su un pagliericcio per terra, malato, al buio, circondato dai più poveri, tra quelli che gli stavano intorno. Si dovesse prendere una immagine come testimonianza, sicuramente questa potrebbe essere forse la più potente in assoluto, credo che sia questa idea della testimonianza, cioè come interpretazione presente, qui ed ora, di una vita intesa come la intendono i cristiani, no? Noi ce lo diciamo ogni tanto, bisogna tenere insieme prassi e pensiero, vita concreta e parole, altrimenti non ci sentiamo neanche credibili, altrimenti non riusciamo a interpretare, non riusciamo a far bene quello che facciamo. Quindi questa dimensione della testimonianza, vissuta anche in maniera integrale, ritorna, per citare una persona che hai citato tu, anche nei racconti appunto di Giovanni, quanto per esempio alla figura di Aldo Moro, che politicamente ha interpretato la sua vita politica come vita integrale al servizio dei giovani, dello Stato, della sua comunità, da cristiano, non distinguendo ora lo sono, ora non lo sono, fin qui arrivo, fin qui non ci arrivo. Quindi questa dimensione da vivere nel nostro compito, nel nostro impegno, così come ce lo ha affidato Francesco, quindi un impegno concreto, integrale, di testimonianza sociale, sicuramente è uno degli elementi notevoli. L'ultimo, e chiudo veramente, ho trovato molto pertinente e molto sensato il tuo ricordare che cultura e tecnologia non è che siano, la metto in termini miei, cioè, lo traduco diciamo brutalmente, non è che siano due cose diverse. Non si può pensare che il lavoro sia una cosa e ne faccia un'altra. Cioè, l'elemento, quindi anche l'intervento umano, su quello che poi può essere il rapporto con la macchina, con i processi produttivi, con la vita di tutti i giorni,
sono l'espressione piena del ruolo del lavoratore nella società. Quindi questo per dire che è impossibile, e forse è il campo su cui forse lavorare di più, tenere distinte le due cose. Se c'è una dignità dei lavoratori, passa necessariamente anche dalla riscoperta di una nuova vicinanza tra la macchina e anche la macchina finanziaria e le vite concrete. Questo è fondamentalmente è cultura, è quella idea di una vita fatta in opere, fatta in pensieri, che non sottostà veramente a leggi scritte da chissà chi. Chiedo a questo punto, sì, ci sono già 5 interventi, quindi cediamo la parola agli amici corsisti. Noi andiamo, da dove sono 5, rispettiamo l'ordine per terzine, quindi interverrà prima di tutti Lodovica, Zanet, poi Cattaneo e poi Gregorio Saratino, e a quel punto farete una prima risposta. Prego Lodovica. Grazie Luca, grazie ai relatori di oggi. Io sono Lodovica Zanet, si parla di lavoro, collaboro da alcuni anni con una postulazione generale a Roma, seguendo quindi le vicende dei candidati agli onori degli altari. Mi sono trovata molto bene con il riferimento al valore testimoniale che è stato fatto anche da Francesco Lauria. Peraltro sono legata ad alcune cause di martirio dell'area di Montesole e quindi a luoghi così cari anche per una sensibilità dossettiana. L'altro mio impegno, che cito perché è poi collegato alle domande, è invece, vengo diciamo dalla docenza universitaria con una formazione filosofica, nella formazione che mi è stata richiesta in questi ultimi anni di sacerdoti o giovani in cammino verso il sacerdozio e la formazione religiosa, ritrovandomi quindi molto in quelle fatiche, in quelle problematiche stigmatizzate da Costantino Corbara e Sandro Antoniazzi all'inizio dell'incontro. Ecco, il professor Corbara parlava della parrocchia come un insieme di persone che si mettono, ahimè, insieme per paura, ricordando invece l'urgenza, tanto cara anche a Papa Francesco, di uscire verso le periferie. Ecco, la mia domanda è un po' questa: che cosa si può fare perché questo passaggio nella concretezza venga attuato? A me pare che uscire verso gli altri, se vogliamo anche verso gli ultimi, richieda un gesto previo, vale a dire fuoriuscire da quelle dinamiche di rispecchiamento, rompere quelle dinamiche di autorispecchiamento in cui di fatto, per dirla un po' con l'epistemologia novecentesca, io cerco più conferme che smentite, perché andare nel mondo dove la maggior parte delle persone non ha la mia stessa formazione mette in tensione, mette in problema la mia identità, che deve essere un'identità solida. Allora, che cosa si può fare per attuare questo passaggio? E poi, ecco, forse un'ultima considerazione, anche un'ultima domanda. Lavorando alle cause dei santi, mi pare che ci sia una costante. Coloro che più sono riusciti a sbilanciarsi verso gli altri attestano, mi pare, una dinamica concomitante e complementare, vale a dire la capacità di attrarre a un centro. Raggiungono gli ultimi, ma non per sbilanciamento, ma perché testimoniano in sé di una verità. Come questo oggi può essere attuato? Si è parlato molto di lavoro, questo tema ritornerà peraltro nel mese di marzo, dove l'economia civile e il bene comune saranno al cuore di un altro incontro del Dossetti. Ecco, come oggi accompagnare le persone in questo incontro con l'altro, che però sia un incontro vero e quindi rompa, diciamo, le chiusure dell'autoreferenzialità, ma lo faccia con una grande capacità di decifrare e di assumere le sfide del proprio tempo. Grazie. Prego Cattaneo. Sì, il mio nome è appunto Cattaneo. Beh, io non sono così pessimista come mi pareva che Costantino vedesse nel suo libro e Antoniazzi dicesse, circa il fatto che, diciamo, la cristianità così di base, le parrocchie, abbiano poco interesse per le questioni di lavoro e per le questioni politiche.
secondo me le parrocchie devono fare bene una cosa che è stata chiesta a loro di fare, i preti in particolare, questi aiutanti del vescovo devono evangelizzare, cioè devono spiegare un po' bene la parola del Signore e cercare di comportarsi di conseguenza. Sulle questioni di lavoro invece c'è proprio una bella cosa, che non tanto le singole parrocchie, ma invece la Chiesa italiana, la CEI, deve fare. Cioè noi abbiamo due associazioni, che sono l'una le ACLI, no? Associazioni Cristiani Lavoratori Italiani, e l'altra l'associazione scissionistica che essi, la CEI di allora, l'equivalente CEI promosse, che è il Movimento Cristiano di Lavoratori. E cosa aspetta? La CEI di adesso deve dirgli fondetevi, piantatela di avere ciascuno la loro sede CAF di qua e di là, minimo dovete soffondervi. Finita dopo 50 anni le ragioni, seppur ve ne fossero allora, seppur ve ne furono, di separazione, bisogna che la piantiate e che vi mettiate insieme. Questo lo deve fare la CEI. So che è tanto chiedere alla CEI robe di questo tipo perché si occupa di tutt'altro, però lo devono fare, insomma, se vogliono che un po' di fede che cerchiamo di coltivare nelle parrocchie si traduca poi anche in vera azione politica, vera azione sociale, vera azione sindacale, là dove è ancora possibile. E questo lo devono fare. Se devo dire la verità, da questo punto di vista, alcune cose basilari e importanti ci sono. Sto pensando a questa figlia che ha portato qui adesso e sono giù in cortile, i due nipotini, dobbiamo correre giù a farli giocare. Ma questa figlia deve assumere una colf, no? Questa figlia da alcuni mesi, questa che assumerà a tempo pieno, la fa lavorare con i bonus, con i voucher, robe del genere, dove ha trovato chi le dicesse cosa fare, a chi rivolgersi, quali internet fa, che sta suonando adesso di nuovo. Accidenti. Gise, vai tu. Dove l'ha trovato? L'ha trovato nell'equivalente CAF delle ACLI, in qualcosa del genere. Cioè in questa organizzazione che oltre che fare i 7:30 aiuta anche ad assumere, a dire quali passi bisogna fare per regolarizzare. E lo sta facendo da vari mesi come voucher, adesso credo che farà l'assunzione a tempo pieno. Bene, se io paragono con quel che avevamo 50 anni fa nelle ACLI di Milano, quando il Costantino, io e tanti altri eravamo in gioventù aclista, avevamo i pantaloni corti, ebbene, allora c'era, sì, si parlava di colf, però c'era soltanto la Palma Plinio e qualcun altro che cercavano la domenica di chiacchierare insieme ad alcune badanti. Adesso invece, e questo è un problema che non soltanto i CAF delle ACLI, ma anche le parrocchie stesse fanno. Adesso invece c'è un vero collegamento umano, se volete, con molte badanti che vengono dall'estero. No? E questo collegamento non è soltanto umano, nel senso di aiutare per la casa, per avere andare da qualche persona che ne ha bisogno, è anche un collegamento che è andare con il rispetto di alcuni diritti, con le quattordicesime, con un minimo di ferie, robe di questo tipo. Che intendiamoci, si vedono poco ma ci sono, e molti lavoratori oggi sono nell'ambito della cura, quindi questa roba qui, diciamola perché c'è, insomma, così da evitare un po' di pessimismo. C'è una bella cosa ancora che la CEI potrebbe fare, e le conferenze episcopali europee potrebbero fare, ed è favorire la formazione, come si dice, a livello internazionale. Insomma, non è solo un problema di lingue, anche se credo che ci sia molto ancora il problema di lingue, però è un problema proprio anche di conoscere quali sono le esperienze nella partecipazione agli organismi aziendali che ci sono in Germania, o le concrete esperienze di attività sindacale che ci sono in altri paesi. Cioè, ho capito, mi fa piacere, però dobbiamo anche smettere di santificare che Don Milani mandava in giro qualche ragazzo, qualche giovanotto, allora a lavorare all'estero e capire un po' com'era il mondo all'estero. Ecco, qui adesso c'è la CEI italiana, Briscola, cosa aspetta insieme ai tedeschi, ai francesi, agli spagnoli, ai greci, ad organizzare dei seminari dove ci sia un po' di formazione internazionale sulle questioni di lavoro e di legislazione che ci sono. Ecco, sarebbe una gran bella cosa, un servizio vero. Poi da queste cose gocciolano giù
quei credenti, quei praticanti, quelle persone che cercano di coltivare la fede che gli è stata data e che in parrocchia si cerca di coltivare, che poi si impegneranno, ecco, possibilmente persone intorno ai 20 anni, 25, non più settantenni, ecco, come io e tanti altri siamo. Grazie della pazienza. Grazie Giorgio. Prego Gregorio. E poi dopo Salatino parleranno i relatori in modalità autogestita, risponderanno alle questioni che più li hanno interessati. Grazie Luca. E ringrazio anche i relatori per gli interventi veramente di grande valore, insomma, tra di tutte e tre molto interessanti. Io volevo più che altro condividere con voi tutti quanti una cosa che all'epoca, quando la scoprì, mi aveva stupito in maniera molto positiva. E nel 2018, in estate, io mi trovavo in Germania, ho conosciuto un ragazzo indiano che mi aveva detto, guarda, io a dicembre, eravamo ad agosto 2018, dicembre 2018 io verrò a Roma per partecipare a un evento organizzato dal Vaticano che si chiama Laudato Si Challenge. E io ho detto, che cos'è questa cosa? Spiegami. E lui mi aveva detto che il Vaticano aveva creato una specie di programma in cui, per far fronte a delle tematiche di interesse mondiale, mi ricordo che nel 2018 le tematiche oggetto di challenge erano state il climate change e il tema dei rifugiati. Quindi erano problemi sociali, dice, come li risolve questo programma? Praticamente seleziono delle start-up che mi devono proporre dei programmi per risolvere queste problematiche. Quindi il Vaticano cosa faceva essenzialmente? A fronte di problemi sociali cercava, attraverso questo programma, di risolverli attraverso l'imprenditoria e il lavoro. Allora, a me questa cosa mi aveva molto colpito, perché il Vaticano che si mette a fare, come dire, l'incubatore. Ma al di là di questo, una cosa che mi aveva ulteriormente colpito è stata che in Italia io non ne ho sentito parlare. A dicembre poi, perché la cosa mi aveva molto interessato, avevo fatto delle ricerche, era uscito un articolo sull'Economist, era più o meno all'Immacolata, e l'Economist parlava di questo programma della Laudato Si Challenge del Vaticano, ma in Italia io non ne ho sentito parlare. La Dato Si Challenge trae il nome, insomma, dall'enciclica di Papa Francesco, quindi si ispira a quell'enciclica. E quindi per me questa è stata una cosa molto, molto interessante. Se andate su YouTube troverete anche, diciamo, una specie di trailer della Laudato Si Challenge. È una cosa veramente bellissima e veramente apre il cuore. E al di là di questo, ecco, mi volevo ricollegare quindi allo spunto che ha offerto il dottor Antoniazzi sulla questione della funzionalizzazione, cui lui ha fatto riferimento. Lui giustamente diceva, guarda, c'è questa funzionalizzazione, questa divisione, se noi ci mettiamo a parlare di politica, di economia, di qualche cosa che non attiene più alla sfera religiosa, questi non ci seguono. Sì, io penso anch'io questa cosa qui, però mi interrogo su una questione. Io questa cosa della funzionalizzazione la vedo un po' come una conseguenza, un effetto. Come tutte le conseguenze e gli effetti, ha una causa. A me sembra che la causa potrebbe individuarsi in questo, cioè nel fatto che magari non vieni visto te, organizzazione, la Chiesa, insomma, come un interlocutore autorevole per affrontare certi temi. È come se si dicesse, anche Cattaneo diceva giustamente, dice, guarda, tu la Chiesa devi fare questo è il tuo ambito, devi preoccuparti
di come dire, diffondere la parola del Signore, del resto non è un problema tuo. Però per come si fa a, come dire, invertire questa tendenza? Bisogna diventare un interlocutore autorevole, e tu come fai a diventare un interlocutore autorevole? Secondo me facendo atti concreti. E allora la Laudato Si Challenge, secondo me, è un atto concreto, dovrebbero esservi maggiori iniziative in questo senso, e quando delle iniziative in questo senso vengono adottate, bisogna che vengano pubblicizzate, sponsorizzate, perché io veramente, se non mi trovavo in Germania a parlare con questo qui, che era indiano tra l'altro, io non avrei mai saputo di questa cosa. E soprattutto una cosa molto importante, perché ritornando sempre al discorso della funzionalizzazione, che è una cosa reale secondo me, è lì qual è il problema? Che sono convinto di questo: non può esistere una politica, un'economia, un mondo del lavoro, qualsiasi area diversa, se noi non partiamo dalle persone, perché dobbiamo fare in modo che concetti quali la solidarietà siano solidarietà rispetto dei diritti, l'altruismo, insomma, siano dei concetti che vengano fatti propri a partire dalle persone, perché fino a quando noi non cambieremo le persone, indirizzandoli proprio a livello identitario su questi temi, non potremo avere nemmeno una diversa economia, una diversa politica e tante, un diverso lavoro, tante aree. Per questo è l'intervento, diciamo, di organizzazioni, la Chiesa, come anche altre organizzazioni, diciamo, spirituali, secondo me è molto importante. Era questo quello che volevo dire, grazie a tutti. Prego, i relatori, con le risposte, possiamo andare, se volete, con lo stesso ordine con cui hanno svolto le relazioni, si soffermeranno naturalmente sulle questioni, solo quelle questioni che maggiormente li hanno interessati, quindi direi Costantino, poi qualcosa Sandro e Francesco. Sì, io non ho grandi risposte da dare alle questioni. Rispetto all'osservazione di Ludovica, vorrei riprendere una testimonianza fatta da un diacono, è responsabile della Fondazione Migrantes di Mantova, tra l'altro un ex segretario della CISL mantovana, il quale proprio sul tema del uscire verso gli altri dice questo: quando un vescovo ha chiesto al Papa cosa volesse dire andare in uscita, andare nelle periferie, Papa Francesco ha risposto che non c'è un luogo. Ecco, credo che la riflessione vada proprio portata su questo aspetto. L'idea forse che noi abbiamo, in modo particolare anche nel sindacato, a me ha colpito, adesso non vorrei spostare il discorso da un'altra parte, però all'ultimo congresso nazionale la CISL ha parlato dell'andare nelle periferie, eccetera. Io lo trovo un po' fuorviante questo. Il sindacato non lotta per gli ultimi. Questo dobbiamo averlo ben presente. Per la Chiesa, per i credenti, per le comunità che vogliono invece avere, riscoprire un'attenzione al tema del lavoro, quindi l'impegno verso gli altri, perché il lavoro come occasione di crescita personale, ma anche di impegno nella società per cambiare la società, questo bisogna ritrovarlo e riscoprirlo all'interno delle comunità. Bisogna ritornare. Non è una risposta, io non sono un esperto di queste cose, detto proprio, però a luoghi e a momenti di formazione, di crescita, che probabilmente sono stati, come dire, non hanno più quella forza, quell'impatto, quella diffusione che avevano quando noi eravamo giovani, come giustamente ricordava Cattaneo, quando stavamo come ragazzi in gioventù aclista e tutti gli estati andavamo ai corsi di formazione
dove c'erano 400-500 ragazzi che partecipavano. Oggi è improponibile, insomma. Quindi e su questo mi fermo qui, so che non ho dato una risposta puntuale, però insomma questa è la riflessione. L'altra questione invece è Cattaneo, vorrei dire questo, non è che siccome le testimonianze esprimono, come dire, questa realtà di difficoltà, come dire, devono nascondere le tantissime realtà vive che ci sono, ma ci mancherebbe. C'è una ricchezza enorme in giro di impegno, di gente che si dà da fare, che si occupa di tema del lavoro, di aiutare gli altri, eccetera. Ci sono, c'è un sindacato voglio dire, organizza milioni di persone, che svolge la sua azione, bene o male, eccetera. Ci sono le ACLI che comunque in alcune realtà continuano ad essere presenti e vive. Però se noi ci stacchiamo un po' da queste esperienze che ci sono un po' dappertutto, l'impressione è quella che i nostri testimoni ci hanno dato. Tenete conto che sono in gran parte persone che hanno ruoli di responsabilità nella pastorale sociale del lavoro, quindi sono, come dire, attori che hanno in un ruolo chiave spesso, no? Perché abbiamo visto che sono tra quelle persone che abbiamo sentito, sono responsabili a Brescia, a Cremona, a Mantova, e poi sono collaboratori a Milano, insomma tutta gente impegnata ad un livello alto. Se sono loro i primi a darci questa, a dipingerci questa realtà purtroppo preoccupante che è emersa, credo che noi si debba effettivamente tenere conto che questa è la realtà con cui dobbiamo fare il conto. Ecco, io mi fermerei qui. Grazie. Prego, Sandro. Microfono. Sandro, non ti sentiamo. Sandro, non riusciamo a sentirti. Hai il microfono disattivato. Ecco. Pronto? Prego, ci sei. Per Lodovica risponderei due cose. Uno, io penso che la Chiesa dovrebbe attuare quello che diceva la Lumen Gentium quando parlava di popolo di Dio. Questo cambiamento non è avvenuto, cioè non c'è questa idea, cioè bisognerebbe fare delle parrocchie dove ci si sta sulle cose essenziali, il prete fa le cose essenziali relative alla liturgia, ma poi è il popolo nel mondo che realizza il cristianesimo. Se tutto si concentra nella parrocchia, ci si chiude le cose che venivano riferite da Costantino. Questo vuol dire aprirsi. Vuol dire dare al popolo tutte queste attività, devono essere non del prete della parrocchia, ma deve essere... Questa è la prima cosa. La seconda, sull'autoreferenzialità, io credo che ce ne sia molta, ma perché oggi le persone sono fragili, cioè hanno paura. E quindi si chiudono per questo, cioè in confronto all'altro non sei immediatamente aperto, cioè ti difendi molto, cioè siamo in una situazione in cui l'apertura nei confronti degli altri ha molte difficoltà, insomma i rapporti sociali oggi sono da ricostruire, ieri erano più semplici, più immediati, adesso sono complessi, ogni persona adesso è complessissima, e ha paura a mettersi d'accordo con un altro. Cattaneo, grazie. Io credo che il problema maggiore, io ho un'idea sulle ACLI, e secondo me dovrebbe fare la pace non con il MOCLI, il MOVIL, l'MCL, dobbiamo che faccia la pace con la CEI. Bisogna che la CEI ridia alle ACLI la funzione di essere la rappresentanza della Chiesa nel mondo del lavoro e dare alle ACLI questo compito, se le ACLI si sentono di assumerlo. Questo sarebbe un'altra cosa, altro che uffici del lavoro, un movimento di lavoratori impegnati alla
l'evangelizzazione del mondo del lavoro. Questo è secondo me. Io sul resto, sì, ci si interessa del lavoro, ma io conosco bene sia le ACLI che la CISL. E in questo momento molta parte dell'attività è un'attività di difesa individuale. Molte delle attività sono le attività di pratiche del patronato e del CAF. Ma di fronte ai problemi della mondializzazione, di fronte ai problemi dei cambiamenti delle tecnologie, di fronte al problema del cambiamento del rapporto uomo e donna, cosa vogliono dire? Di fronte al fatto che abbiamo metà dei lavoratori a Milano, che sono, abbiamo una metà che sta decentemente e una metà che è una condizione sotto la dignità, al di sotto della dignità. Queste sono le risposte. A mio parere sono le risposte assolutamente inadeguate. Dopodiché ci sono tante cose, ma io vorrei mettere in luce soprattutto, come dire, l'impegno, il compito che abbiamo davanti. E l'ultima questione della funzionalizzazione, io penso che abbia ragione Saladino, cioè sarebbe molto importante avere delle persone autorevoli. Le persone autorevoli a livello nazionale, a livello generale, siccome in genere parlano urbit et orbis, dipende dalla loro personalità. Però a livello locale, a livello delle diocesi, secondo me l'autorevolezza dipende dal fatto che dietro c'è una vita, c'è una realtà vera, c'è un'esperienza profonda che non è solo del personaggio. Ci vuole tutta una realtà intorno e alla base che consenta a queste persone di esprimere effettivamente qualche cosa di incisivo, qualche cosa di serio. Quindi ritornerei su questo. Il Vescovo di Milano esprime la Chiesa di Milano. O è questa Chiesa viva, allora questo Vescovo può esprimere. Se la Chiesa non è viva, il Vescovo sarà bravo, ma evidentemente non può esprimere compiutamente quello che potrebbe essere. Grazie. Sì, io sono contento che è tornato Giorgio, perché devo dire che non sono particolarmente d'accordo con il suo intervento. E, diciamo, cerco di declinarlo sia sul tema dei lavoratori domestici sia sul tema delle ACLI. Ora, è l'ultima volta che cito Giovanni, se no divento un abuso. Però io vi ricordo, l'avrete sentito centinaia di volte anche voi, di quando lui raccontava che andò da Dossetti molto emozionato, ed eravamo, diciamo, all'inizio degli anni 90, quando in qualche modo la, tra virgolette, scomunica della Vaticana e non solo alle ACLI andava, diciamo, evolvendosi. E quindi lui va da Dossetti e gli chiede: ma che cosa devo dire al Papa, no? Giovanni Paolo II. E il tema era racconti di questa associazione cristiana non disconosciuta, no, dalla Chiesa. Quindi, a mio parere, non è la CEI, adesso magari sono in disaccordo anche con Sandro, a dover dire alle ACLI, alle MCL di fondersi. Cioè, dobbiamo, scusate, non va bene Ruini quando fa incontrare Azione Cattolica e Comunione e Liberazione a Loreto, e ci va bene invece magari la CEI di oggi perché la sentiamo più vicina. C'è una questione, a mio parere, senza ingenuità, cioè lo sappiamo benissimo, la storia, le ACLI, il dopoguerra, tutto quello che vuoi, grandi, cioè non è che stiamo parlando così a caso, Ma io penso che è un valore importante quello di recuperare uno spazio dei laici, e questo, cioè, cosa fanno le ACLI? Lo decidono gli associati alle ACLI in un'ottica di comunione con la CEI, con il Vaticano, tutto quello che volete. E cosa fa l'MCL? Lo decidono gli associati alle MCL. Possiamo discutere del merito, ma se non stiamo attenti a questa questione di metodo, che questo non vuol dire che non ci deve essere una progettualità congiunta tra la CEI e le ACLI, ci siamo, ma avendo chiaro
il tema della laicità individuale e della laicità associativa. Se no, facciamo un passo indietro di 100 anni e io non lo voglio fare. Magari perché abbiamo bisogno di qualche finanziamento, magari abbiamo bisogno di avere una strada più facile. Non è questo che ci hanno insegnato, secondo me, che ci ha insegnato la storia. Questo è un primo elemento. Sui laboratori domestici, oggi vi sommergo di link, vi mando una lettera, allora, che si collega anche al tema che diceva Sandro delle risposte individuali, degli uffici individuali del sindacato. Anche su quello io non sono d'accordo con Sandro, sull'impostazione che dà. Perché? Cosa è successo? Mia moglie si occupa di uffici Vertenza, noi ci siamo conosciuti al centro studi, lei in CIS da prima di me. A un certo punto, noi viviamo a Pistoia, nei giornali pistoiesi viene fuori che una badante straniera aveva fatto Vertenza a una famiglia pistoiese. E si scatena un... tra l'altro la CGL, neanche la CIS, poi era passata dalla CIS. Si scatena una incredibile esplosione del rancore in cui sostanzialmente, al di là del merito, succede che delle badanti facciano vertenze seriali alle famiglie, ma al di là del merito, il tema era che questa lavoratrice straniera, a cui noi diamo anche del salario e una casa in cui stare, non doveva permettersi di rivendicare i propri diritti. E perché io, che sono disoccupato pistoiese, non ho un salario e quindi nella lotta tra gli ultimi, nell'abbassare l'asticella dei diritti, questa lavoratrice domestica che fa un lavoro umile, che io disprezzo, donna straniera, non ha una sua dignità di cittadina e di lavoratrice. Allora, diciamo, noi abbiamo scritto una lettera aperta alla città dicendo che questa inutile guerra tra poveri era pericolosissima. E fa ben, e diciamo, tra le esperienze positive vitali delle ACLI, sicuramente c'è in questi ultimi 15-20 anni il lavoro che fanno con le lavoratrici domestici. Sapendo che ci sono delle difficoltà, tra i commenti ce n'erano anche alcuni dotti che dicevano e questi hanno anche il contratto nazionale, vergogna ai sindacati che fanno il contratto nazionale delle badanti. Allora, questo è un tema cruciale, perché tra l'altro ci racconti di un contratto nazionale in cui tu non hai le controparti sarebbero le associazioni delle famiglie, no? Se voi ci pensate. E quindi è anche in un lavoro tradizionale, un reinventarsi percorsi di rappresentanza, tra virgolette, datoriale del lavoro che devono fare strade diverse. Secondo te, Sandro, il fatto che c'è solo, soprattutto, una risposta di vertenze individuali, questo è un fatto negativo per il sindacato. Io penso invece che sia una possibilità. Cioè, in una società... È metà di un lavoro, è metà, certo, di un lavoro positivissimo, per carità. Sì, sì. No, c'è, no, la difesa individuale e la difesa collettiva. Sì, sì. Dico che oggi facciamo in larga misura solo questa individuale, quella, allora, collettiva è quella che soffre molto. Benissimo, noi dobbiamo costruire dei ponti. Io ho una carissima amica, ex responsabile nazionale dei giovani della CGL, che ha fatto una cosa geniale, tra le tante che ha fatto, si chiama Ilaria Lani, che è tornata a Firenze. Vabbè, c'è stato il Covid, ma da partire dalle dichiarazioni dei redditi, delle guide turistiche, che a Firenze sono tante, hanno un CAF anche loro per lavoratori autonomi, hanno analizzato i dati e hanno, come dire, avuto un modo per incontrare questi lavoratrici e lavoratori, che non sono quelli, diciamo, che vogliono costruire il sol dell'avvenire e leggono di Vittorio, diciamo, ci siamo, Trentino. Ecco, benissimo. Che cosa è stato fatto? Partendo dai dati e da questa opportunità di incontrare queste lavoratori e lavoratrici, sostanzialmente autonome al 97%, si è costruito con dei tour operator, diciamo, responsabili, una serie di diritti minimi delle guide turistiche nel territorio fiorentino.
questo accordo, poi è stato, diciamo, portato a livello sindacale e ha avuto anche il sostegno del Comune di Firenze. Molto faticoso, molto complesso. Sapete perché? Perché è stato difficile far capire alla guida affermata, poi c'è stato il Covid e lasciamo perdere, che il fatto di avere un livello minimo di diritti al di là del salario, ma proprio di inquadramento della dignità del lavoro, della guida turistica e anche di professionalità, non era una minaccia alla guida affermata che diceva io prendo di più. Questa è la difficoltà di ricomposizione nel, diciamo, nichilismo individualista che noi dobbiamo giocare e partire dalle vertenze, dai servizi individuali, se ci, come dire, ci spinge a costruire una dimensione collettiva, è una risposta. Noi abbiamo, adesso vi dico solo il titolo perché non voglio far perdere di tempo. Un anno e mezzo fa, in 5 paesi europei, con varie università, sindacati, centri di ricerca, abbiamo provato a raccogliere in un progetto europeo che coordino tutti questi tipi di esperienze. Per questo io conosco questa esperienza. Ve ne posso citare altre 30, ok? E dal co-working dentro la sede sindacale, ma se tu fai solo il co-working non hai fatto niente. Cioè tu devi costruire dei percorsi di nuova associazione, di nuova relazione, e questo vale sia ancora di più ora nella pandemia. Io mi sento isolatissimo e prima incontravo 1000 persone al mese di corsisti e di lavoratori delegati, ora non ne vedo uno, quindi devo ritrovare delle modalità di incontro. Una cosa molto bella che ha lanciato ieri la CISL di Firenze Prato con alcune categorie è il Go to CISL, cioè il fatto per adesso, loro hanno un bellissimo sportello lavoro, lo stanno attrezzando in vista della fine del blocco dei licenziamenti, che funziona a differenza di tanti altri sportelli lavoro che abbiamo che sono solo finti. Ecco, allora cominciano a fare i colloqui con professionali gratuiti per il momento con ai lavoratori che si devono ricollocare online. Non è una roba incredibile, ma se tu questa cosa qui la giochi dentro al sindacato, nell'intreccio tra tutela individuale e collettiva, insieme ad altri anche realtà, no? Noi sulle colf con le ACLI ci si collabora, non sul resto, ma insomma si possono fare dei miglioramenti. Ecco, questo secondo me è una grande opportunità. Noi il progetto l'abbiamo intitolato Break Back, perché vuol dire anche che tu devi anche rompere un po' alcune tutele tradizionali per costruirne di nuove, rompere per rigenerare, ok? Guardiamolo il futuro, a partire da cosa? Dal fatto sociale e dalle esperienze. Poi questo ti porta anche a fare i ragionamenti sulla membership, sulla sindacalizzazione, sulla globalizzazione, su tutto quello che vuoi. Ma se tu non riesci a fare tesoro delle esperienze, delle buone prassi e della relazione tra lavoratori ma anche tra associazioni, così riprendo la vicenda MCL e ACLI, io credo che, come dire, nella debolezza in cui tutti noi siamo, non riusciamo ad avere risposte. Un solo titolo, abbiamo bisogno di testimoni, ma dobbiamo riuscire a ritrovare la dimensione dell'essere insieme discepoli, no? Ritrovare dei luoghi anche... non serve ora il grande testimone con i follower. Quindi, visto che siamo vicini al Natale, Maresco Balini morì nella notte di Natale del 2018. Don Sandro Lago Mastrini fece una bellissima omelia in cui raccontava del disegno sapiente delle tre feste che seguono il Natale. Santo Stefano, San Giovanni Evangelista e i Santi Innocenti. Ora, non tutti arriveremo al martirio di Santo Stefano, ma la dimensione dell'essere discepoli collettivamente insieme è l'elemento fondamentale per riconoscere i testimoni di oggi. Non bastano solo i testimoni. E quindi questa è, diciamo, una chiamata collettiva che dobbiamo poi, come dire, reinventare in strade nuove anche. Grazie Francesco. Andiamo con il secondo e ultimo giro di interventi nell'ordine senza interruzione. Marica, Lorenzo e Vincenzo, a seguire le vostre conclusioni.
Cercherò di essere sintetica, anche se in realtà mi sono appuntata molte cose. Allora, la prima la riassumo così, perché mi pare che soprattutto all'inizio del percorso fosse stata sottolineata una necessità di rifondazione del significato del lavoro. Questo vale per la comunità cristiana, ma mi sembra che debba valere anche per la comunità di vita in generale. La comunità cristiana è una comunità di vita, ma per la comunità sociale e politica. Il problema delle fondazioni è centrale, è come se noi avessimo dimenticato che il lavoro è dimensione antropologica fondamentale, aggiungerei che è dimensione teologica fondamentale. Dio è innanzitutto lavoratore, trasforma la materia in mondo. Come dire, avere dimenticato queste basi antropologiche e teologiche congiuntamente non solo ha messo in scacco una parte della Chiesa, una parte del laicato, ma ha messo in scacco il lavoro. È un doppio sradicamento. Mi sono ripresa velocemente queste due frasi: perciò le altre attività umane, comando di uomini, elaborazioni di piani tecnici, arte, scienza, filosofia e così via, sono tutte inferiori al lavoro fisico quanto al significato spirituale. È facile definire il posto che deve occupare il lavoro fisico in una vita sociale ben ordinata. Deve esserne il centro spirituale. Simone Weil, 1943, nella prima radice. Lo sradicamento è lo sradicamento del lavoratore. Non ho dubbi che probabilmente adesso lei sarebbe in qualche magazzino di Amazon a guidare male un muletto. E però è anche lo sradicamento del disoccupato. Allora, questa è la prima centralità. Questa dimenticanza antropologica, teologica del lavoro come base, come fondamento, che è quella che poi manca nella esperienza pastorale della Chiesa. In questo sono d'accordo con quello che ha detto alla fine Francesco. Se sul lavoro non è il laicato che è nel lavoro o è nella disoccupazione, io non, come dire, popolo di re, sacerdoti e pastori, no? Allora, in questo è la nostra centralità. Che siano i laici a richiamare, come dire, nella parrocchia semmai o negli ambienti a questa dimensione. E purtroppo veniamo da anni in cui il laicato cattolico ha molto perso, non si è riformato. Terza ed ultima cosa, scendendo nel concreto, uno sulla questione educativa, e la lancio così. Il problema di quello che nella scuola è stato lanciato come il grande progetto dell'alternanza scuola-lavoro, che poteva avere un senso, ma che anche qui ha mancato completamente nella questione relativa alla cultura del lavoro. Innanzitutto tra gli insegnanti, mi verrebbe da dire, ma anche laddove come dire, i ragazzi avrebbero dovuto essere accolti per riuscire a capire cosa sia lavoro. Mi sembra un'occasione perduta e sostanzialmente raffazzonata in un tentativo di, non si è capito molto bene cosa, se creare una cultura del lavoro o se creare un tentativo di coordinamento, diciamo così, con le realtà produttive locali, che tra l'altro hanno raramente o con molte difficoltà accettato ragazzi e hanno realmente insegnato ed educato qualcosa. E la seconda, per tornare sempre all'oggi, all'odierno, e tornando ancora ai giovani e ai ragazzi, perché a me, come dire, l'emergenza del momento non sembra indifferente, Recovery Fund, a me piace di più l'altra espressione, next generation, scusatemi, cioè io ne ho 54 di anni, ok? Mia figlia ne ha 21, ok? Dichiaro l'età, tanto non... ma per chi deve essere fatto questo next generation?
Me lo chiedo e ve lo chiedo. In quale dimensione di nuovo lavoro stiamo andando a cercare basi e lavoro e sforzi di innovazione, di riavvio di realtà produttive? Ne vedo veramente poco e mi fa paura. E mi fa paura. Veramente paura. Basta. Peraltro Next Generation sarebbe anche il nome vero, quindi come noi siamo però abbastanza, abbiamo una tendenza strisciante a tradire, insomma. Alla gerontocrazia mi verrebbe da dire, però, vabbè. Vai Lorenzo. Prima qualcuno ricordava quelle figure anche importanti di sacerdoti che erano impegnati nella missione del lavoro. Io credo di aver conosciuto abbastanza bene soltanto uno di loro, che poi era Don Raffaello Ciccone, che ci ha lasciati ormai da quasi 6 anni. Mi veniva da pensare rispetto a, è stato nominato Don Cesare Pagani, che è stato l'ultimo assistente delle ACLI prima che venissero ritirati. E, tra l'altro, quest'anno sarebbe il centenario della sua nascita, però non credo ci saranno cerimonie particolari. Lui fu sempre uno dei prediletti di Montini, prima da arcivescovo e poi da papa, che lo fece anche arcivescovo di Perugia nei suoi ultimi anni di vita. E, però perché è importante la figura di Don Pagani? Per un altro motivo, perché lui è il primo direttore dell'ufficio di pastorale del lavoro di Milano, prima di trasferirsi a Roma come assistente delle ACLI. E l'ufficio di pastorale del lavoro viene istituito dal cardinale Montini ben prima che si verifichi la rottura con le ACLI, che avrebbe sancito lo stesso Montini da pontefice. Il che significa che questa necessità di cercare di tenere in qualche modo sotto controllo l'autonomia dei laici, alla quale a fondo non si credeva, per motivazioni che di teologico avevano ben poco, invece erano essenzialmente di ordine politico, è un qualche cosa che risale a prima degli anni della contestazione e si potrebbe dire prima ancora che il Concilio entri nella sua fase più decisiva. E infatti questa problematica accompagna lo stesso Montini per tutto il periodo del suo episcopato milanese. Lui ha un atteggiamento di favore nei confronti delle ACLI, però nello stesso tempo non vuole che le ACLI escano dal loro seminato. Al punto tale che uno che invece le ACLI le capiva bene, padre Boschini, che fu uno degli assistenti nazionali, in un convegno che si svolse a Riccione del 76 nelle ACLI, lui in sostanza fece un intervento molto spiazzante in cui dice: guardate che il Papa fondamentalmente, il Papa era ancora Paolo VI, fondamentalmente non ha mai capito nulla dei problemi del lavoro e mediamente i preti dei problemi del lavoro non capiscono altrettanto niente. Ed è un'affermazione piuttosto pesante. È un'affermazione pesante anche perché in qualche modo va a toccare quanto vi sia nel rapporto fra vita cristiana, intesa in senso lato, e vita di ordinaria delle persone, in cui il lavoro ha una componente fondamentale, insieme a tante altre cose. Da qui vengono, credo, anche molti disamori, molte difficoltà che si sono create, molte crisi di coscienza. Negli anni 70 ce ne sono state moltissime, io ero un bambino, però ho letto e ho raccolto le confidenze di molte persone che hanno fatto scelte diverse. Io credo che invece adesso la questione passi più sulla dimensione dell'indifferenza. Ciò che una volta era vissuto con puntiglio, anche con rabbia, adesso è vissuto su di una base di indifferenza. E questo è il problema peggiore. Francamente non so se sia possibile un mandato nei confronti delle ACLI o di qualsiasi altra associazione. Le ACLI sono in una fase congressuale piuttosto complessa, resa ancora più complessa dalla pandemia, eccetera, eccetera, sulla quale non voglio entrare.
L'MCL, vabbè, ha cambiato 3 presidenti nel giro di un anno dopo aver avuto per 20 anni lo stesso presidente che ha dormito in tutti i letti politicamente parlando in attesa che qualcuno gli desse un seggio da deputato e non c'è nemmeno riuscito. Per cui da questo punto di vista pensare che possa passare attraverso un mandato particolare, io ho qualche dubbio in materia. Però la mia domanda rimane questa. Avendo alle spalle questo tipo di storie, sapendo che in questo momento quello che colpisce maggiormente, al di là del fatto che ora viviamo in un periodo emergenziale che non sappiamo nemmeno bene quali conseguenze ci porterà e porterà anche sul mondo del lavoro, la domanda rimane sempre: qual è lo spazio reale? Lo spazio è sicuramente in primo luogo quello interno alla persona, alla coscienza di ciascuno di noi. Però di fronte ad una complessità di questo tipo, di fronte anche alla frammentazione del mondo del lavoro e alla difficoltà molte volte che io vedo dello stesso sindacato di trovare una ricomposizione in termini di lotta unitaria, il fatto che adesso oltretutto non siamo nemmeno più padroni degli spazi fisici, almeno credo fino a primavera, fino all'estate, all'autunno, quando ci troveremo in una condizione di relativa sicurezza. È possibile trovare delle forme, delle modalità di impegno comune nel momento in cui tutto quanto, ivi compresa anche un'epidemia, congiura per rimetterti in casa, per comunque toglierti da quelli che sono gli spazi condivisi che hanno reso possibile la lotta sociale. Al fondo, per quanto sia stato un atto sciagurato e da condannare in ogni forma, quella grande manifestazione del giorno dell'Epifania fuori dal Campidoglio di Washington è stata una manifestazione popolare. Un qualche cosa che adesso qui in Italia sarebbe impensabile perché avremmo paura di farla. Non so, credo che questa correlazione fra il venir meno, sia pure temporaneo, speriamo tutti, degli spazi fisici e la possibilità dell'impegno politico, sociale e sindacale sia un qualcosa su cui forse andrebbe fatta una riflessione. Sensatissimo, grazie Lorenzo. Prego Vincenzo. Allora, mi chiamo Vincenzo Sabattino, diciamo fortunatamente è un lavoro soddisfacente, nel senso che lavoro all'Università Cattolica e in un duplice ruolo mi occupo di come ricerca di big data, quindi di alta tecnologia, e quindi lavoro diciamo in questo mondo e poi insegno anche ad un paio di corsi master. Ecco, mi è capitato in questo ultimo periodo di parlare di lavoro, di rifondazione del lavoro, e magari provo a condividere, perché queste risposte non riesco a trovarle, non riusciamo a trovarle, alcuni parametri che in qualche modo si sono evidenziati in questa diciamo discussione, soprattutto che saltano fuori nel mondo della tecnologia, cioè della grande tecnologia. E quindi ecco, il primo è il tempo, cioè tempo e lavoro, cioè non c'è tempo, si lavora 24 ore su 24, ancora di più con lo smart working si lavora 24 su 24, 7 su 7. Io ho avuto un problema, abbiamo avuto un problema con un big data di una multinazionale nel periodo natalizio, ho lavorato a Natale 24 ore praticamente. E quindi c'è il discorso del tempo e lavoro. Il secondo è la complessità del lavoro, perché la formazione non basta, cioè è difficile trovare professionalità, avere un PhD e 3 master è anche poco. E quindi questa magari la formazione, diciamo, per carità, sindacale, ho avuto nel passato, ci ho avuto un po' a che fare, o regionale, eccetera, però mi sembra un po' fuori dal mondo rispetto a quello che serve. Il terzo parametro è, da un punto di vista in realtà economico,
lo smart working. Viviamo la pandemia, vabbè, diceva, non sappiamo effettivamente quando ne usciremo, sperando che effettivamente i vaccini ci proteggano per anni, questo dovrebbe succedere, in teoria la popolazione dovrebbe essere vaccinata entro la fine di ottobre. Ecco, però noi stiamo, diamo tutti per scontato, tutti i mass media o chiunque dà per scontato che lo smart working è la forma di lavoro corretta per, diciamo, un ambiente tecnologico, perché noi stiamo lavorando in ambiente tecnologico durante questo smart working, cioè usiamo la tecnologia per lavorare e non le relazioni personali. Allora, però questo è un ambiente tecnologico, non so come dire, lo smart working, diciamo, è anche nato come, diciamo, nell'ambito del work balance, cioè per dire le persone, soprattutto, diciamo, del Nord Europa, per poter lavorare anche a casa, per poter accudire la famiglia, in qualche modo per giostrare questo equilibrio, anche in realtà di formazione, allora lo smart working, ma lo smart working non è la formula di lavoro adatta per il Covid o per la pandemia, esistono altre formule e nessuno, io non ho sentito nessuno dirlo, né su un giornale economico, né sull'Economist e men che meno in televisione. Ecco, quindi chi può dare queste risposte, diciamo, che io devo affrontare nella quotidianità per riorganizzare il mio lavoro e il lavoro delle persone che corrono e tante altre persone come me che devono fare la stessa cosa? Grazie Vincenzo, prego con le ultime risposte da parte dei relatori. Rapido. Io non ho risposte particolari, mi soffermerei solo sul richiamo a Montini Paolo VI. Montini, quando arriva a Milano, la prima visita che fa la fa a Sesto San Giovanni, ci torna il mese dopo all'inaugurazione di un reparto della Marelli, viene chiamato il vescovo dei lavoratori. Cioè lui ha sempre avuto questa attenzione al mondo del lavoro e infatti è il primo che attiva un ufficio di pastorale lavoro, mentre poi quello nazionale arriverà 10 anni dopo. Però Montini è anche, sia da vescovo a Milano che poi da Papa, è famosissimo il suo intervento all'Ilva di Taranto una notte di Natale, e lui dice io ho un problema, noi come Chiesa abbiamo un problema a dialogare, a capire il mondo del lavoro e a dialogare con voi. Cioè c'è una consapevolezza in lui e quindi nella Chiesa in quel momento di avere una difficoltà. Certo, in quel momento si pensa al mondo del lavoro egemonizzato dai comunisti, eccetera, però questo è. E contemporaneamente a queste sue riflessioni è il periodo anche in cui si tenta un'altra risposta, che è quella dei preti operai. Cioè in quel periodo, tra gli anni 60 e i primi anni 70, sono molti i sacerdoti che scelgono la strada dell'andare in fabbrica, del condividere con i lavoratori. Una scelta anche questa che poi non si dimostrerà vincente, perché il sacerdote, come bene dice Jacques Leve, ci ricorda Antonio Santi nella sua intervista, il sacerdote è formato per essere leader e quindi anche in fabbrica diventa non l'operaio prete, ma il prete operaio che guida le lotte sindacali. Ecco, credo che queste difficoltà che cambiano perché cambia il mondo del lavoro, noi l'abbiamo ancora oggi in un mondo del lavoro completamente diverso, però con una Chiesa che fatica a trovare la strada per
indirizzare, per suggerire alle parrocchie, alle comunità, ai cristiani impegnati nel mondo del lavoro qual è la strada giusta da prendere per giocare un ruolo attivo dentro la comunità e quindi nel mondo del lavoro. Io mi fermo. Prego, Sandro. Sì. Allora, sul primo intervento della Marica, sarebbe molto interessante parlare di Simone Weil e dello sradicamento, che è una delle posizioni più difficili, anche più utopiche di Simone Weil, perché ricostruire, come dire, un popolo radicato, e ne parlava molto per il settore agricolo, poi un po' per il settore operaio, estremamente complesso. Io credo che sarebbe un tema da riprendere, perché il Papa parla spesso di popolo ed è una parola che a noi non usiamo nel nostro linguaggio politico, non abbiamo bene in mente come possa effettivamente applicarsi, mentre sarebbe una riflessione a mio parere da fare, cioè l'idea di rivolgersi solo a un'opinione pubblica generica e non a delle realtà che hanno una loro corposità, una loro storia, dei loro rapporti che in una certa misura dovremmo sapere valorizzare. Al di là delle differenze appunto delle idee, secondo me sarebbe una roba importante, ma appunto è un problema su cui riflettere. Che bisogna partire dalle esperienze anche per rispondere a Francesco, sicuramente, cioè nessun sindacato, nessun mondo del lavoro si può fare se non costruisce dalle persone, dalle situazioni reali, lì si incomincia per poi costruire e andare avanti. Quella delle attività di lavoro nella scuola, non ho un'esperienza diretta, chiaramente è stata fatta un po' velocemente in qualche modo, credo che volessero soprattutto portare l'idea del lavoro nella scuola, insomma molto, molto genericamente, sarebbe una roba da ripensare anche questa molto seriamente. Mi soffermo anch'io su quanto diceva Gaiani, perché è una storia che conosco, un po' ne abbiamo parlato qua. Conosco bene che con Pagani, Monsignor Pagani, era stato realizzato l'ufficio pastorale del lavoro a Milano prima di quelli nazionali, ed è stato fatto soprattutto perché Montini aveva una grande difficoltà di rapporti con le ACLI, perché Montini criticava sia che le ACLI si fossero messe molto sul piano politico, una scelta politica, tanto più che questa scelta politica fosse una scelta verso il centro-sinistra, che allora l'apertura ai socialisti era ancora tutta in discussione. E Montini in quegli anni, inizio degli anni 60, era molto critico, poi a livello nazionale ha addolcito le sue posizioni, ma allora era molto critico sia nei confronti dell'ACLI sia nei confronti dell'ADC, perché diceva, per esempio, persino l'ADC: voi vi chiamate Democrazia Cristiana e fin quando vi chiamate cristiani dovete rivolgervi al vescovo, il vescovo è autorizzato a chiedere un vostro comportamento coerente al fatto cristiano. Per fortuna la CISL non aveva il nome cristiano e noi con Montini e con Pagani siamo sempre andati d'accordo. Noi abbiamo sempre avuto ottimi rapporti per via di questa situazione. Ricordo in compenso che al di là di queste difficoltà, che era molto di gestione, i discorsi di Montini sul lavoro sono i migliori discorsi fatti dal punto di vista cristiano. Io vi chiedo di leggere il suo libro, c'è una raccolta fatta dalla Fondazione di Montini che è a Brescia, c'è un libro dedicato ai suoi discorsi sul lavoro, rimangono i migliori discorsi che sono stati fatti sul lavoro.
La risposta della Chiesa alle Acri, io ho detto un mio suggerimento, capisco che è una proposta, non dico fuori tempo, non so, chiaramente non è risolutiva. La mia risposta decisamente più di fondo è quella che rispondevo prima, cioè bisogna che sia la Chiesa nel suo insieme che viva i problemi. Cioè bisogna che la Chiesa sono i cristiani, devono essere tutti cristiani nella loro vita che si interessano della vita, quindi del lavoro. Se non è, non è tanto una struttura particolare o tanto dei discorsi particolari, ma una comunità cristiana in un paese, in una città, tutti cristiani si interessano del lavoro perché vivono nel lavoro. Chiaramente devono farla con una coscienza cristiana. Se andiamo così, secondo me, poi la ricchezza della produzione viene senz'altro. L'ultimo tema, io credo, esponeva sostanzialmente Vincenzo un insieme dei problemi di oggi complessi dove non abbiamo delle risposte. Credo, io leggo abbastanza di queste cose, le seguo, continuo a studiarlo, ma non ci sono delle risposte. Quello che a me sembra in questo momento dobbiamo fare è studiare e sperimentare. Cioè man mano, come dire, è come una specie di mosaico dove dobbiamo a poco a poco mettere insieme delle tessere un po' solide, un po' approfondite. Non so, per fare un esempio, io con questo gruppo Demos, per esempio, stiamo facendo delle esperienze di piccole indagini sullo smart working al Comune di Milano nel settore del commercio. Partiamo dalle esperienze dei lavoratori per cercare di fare una riflessione. Ma ripeto, è una piccola tessera. Scusate, ma il mio telefono. È una piccola tessera delle tante tessere da mettere insieme prima di avere un minimo di visione di carattere generale. Però lavoriamoci, perché questo è comunque il nostro futuro, il nostro destino. Grazie. Grazie Sandro. Prego Francesco. Sì, io vi faccio riscrivere l'ultimo libro che ho fatto, insomma quello su Sapere, Libertà, Mondo, su Pippo Morelli. Ho incidentalmente reincrociato un pezzo di Storia delle Acli. Questo in particolare grazie al bel libro in ricordo di Pier Giuseppe Sozzi, La politica come partecipazione, che è uscito un paio d'anni fa. E nel raccogliere alcune testimonianze del raccordo tra le Acri e la sinistra sindacale, quella trasversale a tre confederazioni, diciamo, dei senza tessera, se vogliamo descrivere in maniera romantica, c'è una cosa che mi ha raccontato Renzo Innocenti, che vive a Pistoia come me, e cattolico, gioventù aclista, poi CGL e poi parlamentare. Intervento lì di Dossetti. Diciamo che un elemento che a me ha stupito e su cui non avevo mai riflettuto era l'attenzione delle Acli della fine degli anni 60, inizio anni 70, e di Gioventù Aclista in particolare, al lavoro fragile, al lavoro debole. C'è fu un seminario in cui partecipò anche la sinistra sindacale sul lavoro a domicilio. Ah, lo collego alle riflessioni di oggi sullo smart working. Noi dobbiamo essere capaci di distinguere, di discernere, di usare, di riappropriarci anche del giusto significato delle parole. Se vogliamo vedere una differenza di oggi, lo diceva Zizzola, rispetto ai tempi di Don Milani, in cui ti diceva tu devi avere 3.000 parole come il padrone, ora siamo sommersi di parole ma non le riusciamo a declinare nella maniera corretta. Quindi lo smart working è sicuramente uno strumento importante, non è quello che molti di noi hanno sperimentato, che è stato un telelavoro, un lavoro a domicilio digitale.
io lavoro sulla progettazione europea per progetti, non è così, cioè, come dire, è un può essere, senza, diciamo, incensarlo e ovviamente sapendo che non può essere applicabile in tutto, può essere un buono strumento anche per, come dire, ricostruire una dimensione organizzata del lavoro nel tempo in cui il tempo del lavoro e il tempo del non lavoro ancora di più si mischiano. Lo primo smart working in Italia, non mi ricordo in quale banca, è nato per far lavorare senza spostarli i lavoratori, credo alla San Paolo, a Torino, tra un grattacielo e l'altro che distavano 50 metri, meno anche. Ok, questo per capirci come nasce la prima esperienza di smart working in Italia. Quindi, allora, riflettiamo sulle parole e ci vuole una ripresa di cultura del lavoro e dell'organizzazione del lavoro anche quando noi parliamo di smart working o, se volete, anche quando parliamo, che ne so, di impresa 4.0, che è una cosa ancora diversa. Quindi l'appello è di intanto entrare dentro, no? Come la gig economy, c'è, cioè, di tutto, no? Allora, queste parole inglesi ridecliniamole con la nostra realtà, è una realtà molto variegata, che interroga varie dimensioni, la rappresentanza, la psicologia, l'ergonomia, la salute e sicurezza, il giuslavorismo, perché nell'emergenza è stato tolto l'obbligo di accordo scritto sullo smart working e anche il ruolo del sindacato. Ora, è complesso, no? Anche il dire facciamo il diritto alla disconnessione non è una cosa così semplice, perché poi le tutele non vanno solo scritte, ma vanno declinate e rese applicabili. E quindi questo è un grande tema del futuro su cui la società, ma anche il sindacato, si devono, i giuslavoristi anche, si devono confrontare. Sulla scuola, rispetto a Marica, ora vi do l'ultimo link. Edizioni Lavoro, che è la casa editrice della CISA, ha inaugurato da un paio di settimane una nuova collana con Macondo, l'associazione fondata da Beppe Stoppiglia a proposito di preti operai, e il primo libro è stato un libricino piccolo, scritto piccolissimo, di Andrea Gandini, Per una scuola di relazione, che prova a riflettere sul, anche a partire dalla stessa pandemia, sul tema della scuola comunità educante in rapporto alle altre dimensioni della società. La pandemia ha creato una grande occasione, specialmente per i bimbi più piccoli come me. Cioè, io so molto meglio ora di cosa fa mio figlio a scuola, perché in 3-4 ore che stavano a accompagnare i bambini, e non ci saremmo resi conto. Io lo so, ora so che le sue maestre hanno fatto 500 colloqui con video lezioni, dividendole, non hanno mai pensato. A quello che dobbiamo ricostruire è anche una dimensione, forse ho problemi con la connessione, non so se mi sentite, una dimensione relazionale della scuola. La dimensione relazionale della scuola, per una scuola di relazione, incrocia anche la transizione scuola-lavoro, la buona scuola, come, chiamiamola come ci pare. Su questo c'è un ruolo anche del sindacato. Secondo me ci sono alcune buone prassi. Un grande errore che ha fatto il sindacato è non mettere insieme, come fece una volta con le 150 ore, gli insegnanti e i sindacalisti nei luoghi di lavoro, per ragionare anche di un'alfabetizzazione dei diritti che si affiancasse alle esperienze del lavoro. Ci sono delle esperienze che sono state fatte, troppo poche. E questo anche perché troppo spesso il sindacato lavora per compartimenti stagni. E quindi, se dobbiamo mettere insieme qualcosa che, come dire, accomuna queste riflessioni, è la relazione. Nell'emergenza, in Veneto, a me colpì tantissimo che le fattorie didattiche del Veneto, che sono 300, si mettevano a disposizione in primavera, durante il primo lockdown, per fare scuola all'aperto. Allora, questo, secondo me, ne parla tantissimo anche Bolizzola, abbiamo fatto tante riflessioni insieme, è un elemento, no? Ricostruire dinamiche di presenza che innovino una
anche una scuola che si racchiude nella classe in un sapere solo teorico. E concludo perché volevo darvi questa immagine. Quando ho portato mio figlio, che ha salito tutta la salita arbiana, che ha 9 anni, la cosa che l'ha colpito di più è la piscina di Barbiana. Allora, lì c'è un capitolo del libro che si chiama L'oceano di Barbiana. Cosa vuol dire l'oceano in una collina spelacciata del Mugello, non tra le più belle in Toscana? Don Milani, i ragazzi, specialmente i ragazzi Don Milani, era molto malato, sbagliando anche le pendenze, costruiscono insieme questa piscina. E sapete a cosa serviva? A non avere paura, perché nessuno di quei bambini e bambine aveva mai visto il mare e quindi tutti avevano paura dell'acqua, di affogare. Poi ci giocavano anche, ma serviva a liberarsi insieme dalle paure. Allora questa cosa qui di riuscire a portare l'oceano a Barbiana, a mio figlio di 9 anni l'ha capita, è l'unica cosa dominante che ha capito. Allora cerchiamo anche di riappropriarci di un valore delle immagini e un potente ritrovarsi insieme nel superare insieme la paura, magari portando anche l'oceano del Mugello. Grazie Francesco, grazie a tutti i relatori per anche per la disponibilità a calarsi nel dibattito. Insomma, il nostro dibattito è sempre piuttosto forte, ecco, quindi grazie anche per la collaborazione anche tra di voi. Non ho nulla da aggiungere, onestamente sono grato per questa possibilità che ci avete dato di partire ad affrontare la tematica del lavoro sotto questo profilo, prima poi di andare su questioni più tecniche, insomma, era fondamentale, perché di questa dimensione, la dimensione umana, secondo me, nella globalizzazione digitale e finanziaria si parla poco, siamo triturati e poi finiamo, ecco, dispersi in mille situazioni. Mi ricordo il prossimo appuntamento di sabato 30 con Ivana Pais e Michele Faglioli su mansioni e macchine intelligente, appunto. E grazie ancora a tutti. Vi ricordo sempre sul tema del lavoro i 3 appuntamenti che avremo con Demos, che ospiteremo sulla nostra piattaforma su Zoom, su lavoro femminile. Ecco, lo guardiamo ancora una volta dal punto di vista di chi è in una situazione un po' più svantaggiata per le questioni che poi vedremo. Grazie ancora a tutti e vi auguro un buon sabato e una buona domenica.